redazione, buongiorno, ben ritrovati. La cronaca, la politica, l'economia e non solo in diretta tutti i giorni su Antenna 3 Nord-Est. Si parte alle 12, staremo insieme fino alle 14.30 con tutte le notizie che arrivano dal territorio. La notizia, l'ultima in ordine di tempo, è quella che ci porta a Treviso Spresiano, la cava di Mosole, la storica cava di Mosole, dove un operaio di 39 anni ieri sera ha perso la vita, papà di una bambina. Ci collegheremo tra pochissimo con la nostra Lina Paronetto, ma è la notizia che i quotidiani locali lanciano ancora una volta in apertura. Questo è il sito di Treviso Today, la morte dell'operaio di 31 anni alla cava di Mosole, l'incidente sul lavoro verso le 18 di ieri, Spisa il carabinieri di Treviso. E poi invece uno sguardo alla stampa nazionale, con ovviamente l'arresto dopo 30 anni di latitanza del padrino Matteo Messina Denaro, preso a Palermo. La notizia ovviamente di cui si è parlato per tutta la giornata di ieri, quotidiani nazionali ma anche quotidiani locali, una parte di latitanza del boss, uno degli ultimi rimasti anche nel Veneto. Allora, nel primo servizio che vi facciamo vedere, servizio realizzato dalla redazione di Trieste, parla ai microfoni di Tele4 il magistrato Filippo Gulotta. Dopo l'arresto del boss Matteo Messina Denaro, si nascondeva da 30 anni, testimonianza raccolta dalla redazione di Trieste, ve la facciamo ascoltare. Come ha fatto a rimanere latitante per 30 anni, e cioè di quali protezioni ha potuto fruire? Perché si sospetta che dietro questa latitanza ci siano protezioni di altissimo livello, forse, o anche di natura politica. È una delle due cose che dovrà spiegare ai giudici il super latitante Matteo Messina Denaro, catturato stamattina all'accettazione dell'ospedale La Maddalena di Palermo dai carabinieri del ROS. L'altra è chiarire chi siano tutti i mandanti delle stragi del 92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e degli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma, e le loro modalità di svolgimento. Il capomafia trapanese era stato condannato all'ergastolo per quegli attentati e anche per l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio di un pentito, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia. Il giudice Filippo Gulotta sa bene cosa sia la guerra alla mafia. Nel 1980 ha conosciuto Giovanni Falcone, con il quale ha lavorato. Questo arresto costituisce un colpo alla lotta contro la mafia che è durissimo, questo colpo, e sta ad indicare, a significare che lo Stato c'è, la mafia è un fenomeno umano, come diceva Falcone, come tale destinata a morire. La cattura di Matteo Messina Denaro è sì un durissimo colpo inferto a Cosa Nostra, ma se è vero che il super latitante si aspettava prima o poi di essere catturato, sarebbe già pronto il terreno per il suo successore. La lotta alla mafia non è assolutamente finita. Ma che con questo arresto sia stata sconfitta l'organizzazione mafiosa, non direi proprio. La lotta continua, e però è chiaro che una cosa è certa: Cosa Nostra siciliana deve sapere, e credo che lo abbia capito, che c'è uno Stato che non si arrende e che non dà tregua, non le dà tregua. Vi anticipiamo già che il sondaggio di questa sera a Ring sarà dedicato a questo arresto di Messina Denaro. Il boss si è fatto catturare, è la domanda che vi faremo, e vi chiederemo ovviamente di rispondere con i soliti contatti, poi tra poco li metteremo in sovraimpressione, ma intanto vi facciamo ascoltare le parole di Carlo Nordio, il ministro della giustizia. Sentite che cosa ha detto ieri. Oggi è una bella giornata per la giustizia italiana, perché è stato catturato il più pericoloso dei latitanti mafiosi. Questo dimostra, attraverso la benemerita opera della magistratura e delle forze dell'ordine, l'insegnamento di Giovanni Falcone. La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, può e deve finire e può essere vinta secondo gli intendimenti e l'operazione del nostro governo. Allora.
Allora, di giustizia continuiamo a parlare, tra l'altro tra pochissimo con noi. Vi annuncio già che avremo in diretta Alessandra Stella, Presidente degli Ordini degli Avvocati del Triveneto, con lei per parlare ovviamente di questo arresto eccezionale, ma anche di questi 30 anni di latitanza e della riforma della giustizia. Ma intanto, mercoledì prossimo, nella sede della provincia di Treviso è stata organizzata proprio una giornata di studio sulla giustizia riparativa disciplinata dalla riforma Cartabia. Andiamo a vedere. Riavvicinare chi ha subito un torto a chi un torto invece l'ha creato, per cercare di attenuare i risvolti traumatici che il fatto in sé ha causato. Questa in sintesi è la giustizia riparativa nata negli anni Ottanta in Nord America ed ora disciplinata dalla riforma della giustizia penale dell'ex ministro Marta Cartabia. Per esempio, se c'è stato un furto in casa, abbiamo la vittima, al di là del risarcimento, sente che questa cosa lascia degli strascichi, può rivolgersi a un centro di giustizia riparativa o a un centro che accoglie le vittime e se vuole può incontrare, se è disponibile, l'autore di questo fatto e provare a dialogare a partire dal fatto accaduto per poter poi anche raccontare gli strascichi che questi fatti lasciano nelle persone. Non proprio una rivoluzione su reati, leggi e condanne, ma certamente una visione diversa dalla giustizia punitiva. E forse per questo è ancora difficile da comprendere fino in fondo. Per questo mercoledì prossimo il tema sarà discusso al Sant'Artemio tra i diversi organismi che compongono la nostra giustizia. Dal prefetto Angelo Sidoti ad Antonio Pappalardo, dirigente del carcere minorile di Venezia, dal direttore dell'URSS 2 Francesco Benazzi a Ottavio Casarano, dell'ufficio esecuzione penale esterna di Venezia. Una giornata per redigere un vero e proprio manifesto sulla giustizia riparativa. Il manifesto è una, chiamiamola, lettera di intenti, è una volontà di ritrovarsi su determinati valori per costruire una comunità in grado di affrontare le difficoltà e soprattutto le fratture che i reati o i conflitti causano a questa comunità. Ed eccolo, ve lo facciamo vedere il sondaggio allora dedicato proprio a questo eccellente arresto Messina Denaro, il boss. Si è fatto catturare un po' quello che si stanno chiedendo in tanti, il sì con una chiamata allo 0422 16 26 691, se invece la risposta per voi è no, il boss non si è fatto catturare, è stata un'operazione eccezionale delle forze dell'ordine, delle nostre forze di sicurezza e dello Stato. Allora componete lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la telefonata è completamente gratuita, se chiamate e sentite occupato vuol dire che il vostro voto è stato registrato, l'esito del sondaggio. Questa sera in onda su Ring, la trasmissione del nostro vice direttore Ferdinando Varino a partire dalle 21.15 su Antenna 3. Si parlerà ovviamente di questo arresto e molto altro. Di questo arresto parleremo tra poco con la Presidente dell'Ordine degli Avvocati, perché appunto la domanda che pone il sondaggio è assolutamente una domanda lecita. In tanti si stanno domandando come sia stato possibile che questo boss possa aver fatto questi 30 anni di latitanza dal 93, le sue tracce sono sparite e che abbia potuto andare a curarsi in questa clinica privata di Palermo indisturbatamente da quasi un anno. Questo è un po' quello che sta emergendo e si cercherà di capire ovviamente anche questo, le indagini continuano, ne parleremo tra pochissimo, ma intanto vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra Lina Paronetto. Dovremo collegarci con lei da Spresiano, dalla Cava di Mosole, e poi avremo un collegamento anche con il nostro Filippo Fois che invece si trova a Venezia, perché oggi saranno posate 24 pietre di inciampo per ricordare i deportati veneziani. Ovviamente siamo a pochi giorni dall'anniversario del giorno della memoria, il giorno in cui furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, e Venezia torna a ricordare oggi i propri deportati con la posa delle pietre d'inciampo. Facciamo rivedere il sondaggio, eccolo lì, lo vedete, lo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 per il no. Allora, intanto che siamo in attesa di collegarci con i nostri colleghi, andiamo nel Padovano, la ripresa del pullman. Ricorderete, ieri un pullman si è ribaltato in autostrada al
all'altezza dell'incrocio tra la A13 e la A4 si è ribaltato con 52 turisti a bordo, immediate le operazioni di soccorso, il Comune di Padova ha aperto la sala Diego Valeri, il servizio è a servizio ripresa Pullman, la sala Diego Valeri per ospitare le persone che non erano state portate in pronto soccorso ed erano in attesa di poter tornare in Romania. Allora vi facciamo vedere il servizio della redazione di Padova e poi tra pochissimo in collegamento con la nostra Lina Paronetto. Sono ripartiti questa mattina alla volta della Romania i passeggeri rimasti illesi nell'incidente del pullman che si è ribaltato ieri in autostrada. Hanno passato la notte nella sala comunale di Via Valeri a Padova, allestita con brandine dalla Croce Rossa. Questa mattina, intorno alle 8.30, hanno caricato i bagagli in un nuovo mezzo che ha ripreso il percorso. Ieri, subito dopo l'incidente, erano stati rifocillati nelle salette degli uffici della CAV al casello di Padova Est. Poi il trasferimento nella sala comunale per un pasto caldo e la notte. Nel frattempo i feriti sono stati curati in ospedale, una decina i contusi, il più grave l'autista ricoverato in codice rosso. Sollevato dall'autogru verso metà pomeriggio di ieri, il pullman è stato staccato dal guardrail che lo ha protetto evitando che precipitasse nella scarpata. Il vetro del cruscotto in frantumi, la fiancata schiacciata. Il mezzo, partito da Palermo e diretto in Romania, ieri mattina si è ribaltato lungo la A13 all'altezza dello svincolo dell'emissione della A4 all'altezza del casello di Padova Est. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza il pullman e liberare il tratto autostradale dai rottami e dai vetri infranti. Dopo i rilievi, la polizia stradale sta ricostruendo la dinamica, non si esclude la velocità tra le cause del ribaltamento. L'autista, sottoposto all'alcol test, è risultato negativo. Da Padova a Montebello Vicentino, siamo in provincia di Vicenza invece per un tir contromano. Vediamo il servizio. Camion protagonisti sull'autostrada Serenissima. Sulla 4, poco prima delle 8 del mattino, tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano, un tamponamento dovuto probabilmente alla pioggia coinvolge una decina di veicoli. Un tir perde un carico di calcinacci e pietre, per fortuna nessun ferito, diversi veicoli danneggiati, la coda dovuta al traffico ha raggiunto gli 8 chilometri per poi risolversi in mattinata. Diverse ore prima, invece, fuori dal casello di Montebello Vicentino, un auto articolato avrebbe imboccato contromano la rampa di accesso all'autostrada. Il tir si è schiantato contro un furgone, il cui autista è rimasto ferito. I vigili del fuoco, arrivati dall'Onigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'autista del furgone rimasto incastrato nelle lamiere. L'uomo è stato soccorso dai medici e dagli infermieri del SUEM e trasferito in ospedale ad Arzignano. Illeso invece l'autista serbo del tir, sul posto la polizia stradale e la polizia locale. Allora, buongiorno e ben ritrovata Alessandra Stella, presidente Unione Triveneta Avvocati. Alessandra, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, avremo modo purtroppo di interromperla perché abbiamo in collegamento tra poco la nostra Lina Paronetto per il decesso dell'operaio 31enne alla cava di Mosole, ma intanto vorrei partire con lei finché Lina non ci chiede la linea. Allora, dottoressa, intanto un primo commento, ormai devo dire a freddo perché sono quasi 24 ore che si parla del arresto di Matteo Messina Denaro, un commento, no? La reazione dell'ordine degli avvocati. E poi cercheremo anche di capire, insomma, dopo così tanto tempo, questi 30 anni di latitanza hanno un peso anche per l'opinione pubblica? Ma non solo per l'avvocatura ovviamente del Triveneto, ma è per tutta l'avvocatura. L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande notizia ed è la vittoria dello Stato di diritto e della legalità. Il boss di Cosa Nostra, lo sappiamo, era latitante da più di 30 anni, è ritenuto tra i mandanti degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 92 e il 93, strage di Capaci, quella di Via D'Amelio, moltissimi omicidi, tra cui quelli del piccolo Matteo nel 96. È un arresto che, come diceva, ha una rilevanza nazionale, che ci permette di riaccendere anche i riflettori su una piaga che è quella delle infiltrazioni mafiose, che è molto presente anche nel Veneto. E è una notizia importante perché si aggiunge ad un altro tassello
diciamo, aggiunge un altro tassello ai protagonisti di quella strategia della tensione e delle stragi, ed è una ferita purtroppo che non si potrà in realtà mai rimarginare, anche perché la mafia adesso è diversa, ha saputo rinnovarsi, ha saputo adattarsi, è una trasformazione adesso che le permette di operare di concerto anche con una parte non sana dell'economia. Quindi bisogna riaccendere i riflettori su questo tema. La mafia è presente nel traffico della droga, ma ha fatto un salto di qualità, ha implementato la sua capacità imprenditoriale, e quindi grazie veramente alle forze della magistratura antimafia che sono riuscite anche già a indirizzare diciamo anche in questa direzione le nuove attività di indagine, perché oggi la vera emergenza è costituita dalla cybermafia, cioè dalla capacità proprio della nuova mafia di entrare in possesso di dati, di violare la segretezza di dati di soggetti anche economici. Quindi è imprescindibile fare rete, è imprescindibile per contrastare proprio attivamente questo nuovo tipo di mafia e la corruzione. E quindi è necessario promuovere proprio nel concreto tutta una serie di attività, e l'avvocatura è in prima linea in questo, un'attività a sostegno della giustizia sociale e della tutela dei diritti e delle persone e delle vittime, anche proprio e soprattutto per svelare quella che è quella rete di protezione che alla fine ha permesso a Matteo Messina Denaro di rimanere protetto per 30 anni, diciamo, di agire indisturbato nel suo territorio. Ecco, sono 30 anni appunto che pesano, no? L'avevamo detto anche io e lei quando ci siamo sentiti al telefono, pesano per l'opinione pubblica, e non possiamo nasconderci che anche i giornali oggi toccano questo tema, diversi magistrati ne hanno parlato. Com'è possibile che in questi 30 anni quest'uomo abbia potuto vivere e anche curarsi? Sappiamo che insomma si curava la clinica di Palermo, diciamo, da un anno. Ecco, dal vostro punto di vista dell'avvocatura, il peso di questa latitanza quanto grande è? Insomma, io credo che il risultato che è stato raggiunto possa colmarlo, questo peso. È un giorno in cui dobbiamo in realtà festeggiare, è una vittoria veramente dello Stato di diritto. Io credo che si sia fatto tutto e di più, purtroppo, come dicevo poc'anzi, questa rete di protezione è stata sicuramente forte, ecco, ed è questo il nostro impegno, ma io sono convinta che gli applausi anche che sono stati ricevuti ieri dalle forze dell'ordine siano una dimostrazione che in realtà si è fatto tutto quello che si poteva fare. È importante, ripeto, questa rete. Sicuramente sono 30 anni difficili, ma il risultato raggiunto ci deve rasserenare. Ecco. Senta, dottoressa, questo arresto arriva in un quadro di riforma Cartabia, di una riforma della giustizia che si è dibattuta, devo dire, in questi mesi, sia per quanto riguarda il processo civile che per quanto riguarda il processo penale. Vogliamo un po' provare a spiegare quali sono i grandi cambiamenti che questa riforma porta nel concreto? Non è semplice in pochi minuti riuscire a fare un quadro completo, però è una riforma di cui si sentiva la necessità, anche l'avvocatura sentiva la necessità. Poi possiamo sicuramente andare a elencare anche quelle che possono essere le criticità, però diciamo che il tutto nasce dalla necessità di ridurre gli arretrati nella giustizia, tanto civile che penale. E anche perché lo sappiamo tutti perfettamente, il piano di resilienza e di ripresa è un po' condizionato, certo, anche ad una riforma, è stata condizionata ad una riforma del sistema giustizia, tanto penale quanto civile. E anche perché il malfunzionamento del sistema giudiziario è anche capace di annullare poi gli effetti di stimolo all'economia del PNRR. E i temi sono due, c'è una riforma nella giustizia civile e c'è una riforma nella giustizia penale. E, un dato comunque comune, che forse diciamo che coinvolge di più l'aspetto civilistico, una giustizia lenta in Italia porta un calo del PIL dell'1%, che è moltissimo
moltissimo, e quindi diciamo che si traduce in un danno anche per le imprese e non è sicuramente un danno di aspetto marginale. In Italia purtroppo vi è una giustizia sana, perché è una giustizia che funziona, diciamo che gli operatori del diritto sono persone comunque tutte molto preparate. Vi è un problema di poco investimento nel sistema giustizia, anche solo l'edilizia giudiziaria, certo, è un problema, perché mancano i denari. Però diciamo che quindi vi è anche una paura di investire, no? Investire in Italia, perché si sa che se poi un processo inizia non si sa, certo, cioè, si sa quando inizia, ma poi non si sa quando c'è. Diciamo che c'è sicuramente una per quel che riguarda la giustizia civile, un'implementazione di tutto ciò che è una giustizia complementare, che quindi non è alternativa, e quindi tutte le soluzioni alternative delle controversie, vi è un'implementazione degli arbitrati, della mediazione, della negoziazione assistita, cioè si cerca quindi di spostare dalle aule giudiziarie comunque l'ottenimento di quello che è il diritto, l'ottenimento di quello che è la pretesa del cliente, però con un approccio diverso sicuramente, quindi con tempi anche più contenuti e anche molto meno dispendiosi. Quindi ben venga la riforma del processo civile. Poi ripeto, ci sono delle criticità, una parte entrerà in vigore in anticipo rispetto a quello che era la data prevista del 30 giugno, ma entrerà in vigore già il 28 febbraio, quindi anche i processi avranno un nuovo rito molto più veloce. Ci stiamo tutti attrezzando perché questa riforma abbia effettivamente i suoi effetti, senza dimenticare comunque che al centro deve esserci sempre la tutela della persona e i diritti della persona. Ecco, un altro dei grandi temi, dottoressa, che è un po' quello di cui si sente dibattere, no, in questi giorni, è legato al fatto che se non v'è una querela non si può più procedere d'ufficio, no, con un caso. Allora, anche qui possiamo un po' chiarire questo aspetto e capire anche dal vostro punto di vista la bontà di questa riforma, perché è stata duramente contestata da più parti, anche diversi sindaci li abbiamo sentiti. Non vogliamo entrare nel merito ovviamente del commento politico, perché poi i giudizi politici sono altra cosa. Dal punto di vista dell'avvocatura, allora, che cosa cambia? Guardi, innanzitutto la riforma penale persegue tre obiettivi, quindi è vero che si è un po' focalizzata l'attenzione sui reati procedibili a querela, ma in realtà la riforma ha un respiro molto molto più ampio che dovrebbe essere apprezzato nella sua interezza. Vi è una modernizzazione del processo penale che prima non c'era, quindi tutti gli atti digitalizzati, cosa che fino ad oggi non è mai stato fatto, cioè l'avvocato entrava in tribunale e il magistrato entrava in tribunale con il fascicolo, ecco, quindi adesso è tutto digitalizzato, per cui anche una velocizzazione dei tempi. Vi è la durata ragionevole del procedimento, qua si può parlare di prescrizione, quindi anche la modifica introdotta dal precedente ministro Bonafede e i correttivi che sono stati introdotti adesso, quindi uno non può essere imputato o vittima a vita, quindi anche il termine prescrizionale con i correttivi dà certezza al diritto. Per quel che riguarda la querela, in realtà è un falso problema, perché innanzitutto riguarda semplicemente i reati meno gravi. Ed è in verità, noi l'abbiamo interpretata proprio come avvocatura, in senso diametralmente opposto a come così vuole essere forse rappresentato. E le faccio un esempio banalissimo: incidente stradale, lesioni. Se io che sono vittima ho la possibilità di procedere con la querela, sarà sicuramente più stimolante per chi mi deve risarcire il danno, risarcirmi il danno sapendo che io la querela non la deposito. Quindi è esattamente invertito il punto di valutazione. Poi ci sono reati per cui non sarà così, e mi riferisco al stupro, mi riferisco a moltissimi altri, ovviamente femminicidio, reati insomma gravi, per questi non sarà così, ma per i reati meno gravi in realtà sarà molto più forte il fatto che si possa procedere con la querela, proprio per stimolare il risarcimento del danno. Un attimo, perché mi dicono dalla regia che ho collegata la nostra Lina Paronetto, ci perdoni un attimo, un incidente sul lavoro gravissimo, è morto un padre di famiglia di 31 anni alla cava di Mosole. Lina, buongiorno.
Buongiorno Anna, eccoci qua, siamo con il signor Remo Mosole, imprenditore che conoscono davvero tutti a Treviso nel Veneto, e sullo sfondo, se il nostro Renato Capoia riesce a tirare lo schermo, c'è purtroppo il cantiere in cui è avvenuto ieri l'infortunio mortale, purtroppo sul lavoro, costato la vita a un giovane dipendente di appena 31 anni, moldavo, Andrei, che ricordandolo Remo si è commosso prima, perché lei dice: sono come me stesso, i dipendenti che ho e ne ha tanti. In questo sito non molti, ieri pomeriggio vi siete accorti che ne mancava uno. Ieri sera alle 5. E non dovevo neanche fermarmi in cantiere perché ero già passato prima. Poi ho detto che facevo il giretto a parlare con i miei uomini, per me è un divertimento parlare con loro, le difficoltà che ho, una cosa come, perché porco. Non si muore, dal vizio. E dico: tutto a posto? No, manca uno. Come? Manca un uomo. Manca un uomo? E dov'è? E non si sa. Avete pensato di tutto? Ho pensato che sia andato a scrivere su un altro. E loro qua dobbiamo fare una missione là. Dopo arriva un altro del cantiere e mi ha detto: la prima buchetta che va sulla ghiaia non funziona. Io. Lei ha capito subito. Io ho detto: spero di sbagliarmi, perché l'intuito che io avevo avuto. Ho pensato, si è chiuso la bocchetta e lui è sbissato dentro perché pioveva. Lui è passato di là, non si sa come è successo, non è solo questo. E cosa avete fatto? Abbiamo abbassato il mucchio. E quando la ghiaia è andata sulla prima bocchetta, non sulla seconda, è andata fuori. Era a testa in giù sulla ghiaia, esatto. Abbiamo fatto i battiti del polso, del collo, cose come, non dava segni. Diciamo. Si aveva già chiamato i carabinieri, i pompieri, cose come, e avevano già avvertito che mi mancava un uomo, ma non si sapeva dove era, e dopo quando sono arrivati tutti, lui andava. Era su un posto dove che lui sa perché noi. Non è che se vogliamo tirare fuori, non era compito suo, non doveva passare di là, non c'era niente, doveva solo camminare come fosse su un campo da calcio a seguire il movimento. Basta. E ieri sera mancava lui e non le facciamo. Quindi voi responsabilità ne escludete da parte vostra? Ma neanche mi passa. Ogni giorno stesse cose. Tante volte sono facitori, ma non succede niente. Se si alza di 2 metri, devi essere legato con le corde, con le cinture e messo in sicurezza. Se c'è un pontile da mettere a posto, devi portare la gru, devi portare la cesta, devi essere in sicurezza. Ma questo lo predico da 60 posta. Il cantiere adesso è sotto sequestro, Anna, da parte della Procura della Repubblica, naturalmente i carabinieri lo Spisa stanno indagando. Il signor Mosole ci diceva prima che è la prima volta che accade un infortunio tra i suoi dipendenti, quindi questa cosa la scossa ancora di più. Mi ha sconvolto perché, soprattutto perché li conoscono, che mi sottrae, perché ogni giorno le stesse raccomandazioni. E loro credo che io sia cretino perché dico sempre le stesse cose. Ma io dico, non mi stupo a dirmi che lavorare è una sicurezza, che lavorare si diventa molto vecchi, il vizio fa crepare la gente, ma del lavoro si dedicava a qualcosa di buono, si partecipa e se ti contribuisce e anche domani che sei più anziano hai qualcosa di utile, quelli che non fanno niente. E adesso mi è capitato questo sconforto che sono sì forte, ma adesso con questa tragedia non mi dà pace, non mi dà pace perché non doveva mai succedere una roba, sono un mucchio di gatti, non è possibile. Un incidente può capitare, è spostato un nastro, può scivolare più o meno, passo un cantiere, sotto la ghiaia. Lei esclude che il nastro lo abbia agganciato? No, ma neanche se lo porti là con la gru legata, non può, c'è tutte le paratoie, c'è tutto, non può. Senta, la moglie lavora per lei. Non so chi gli ha detto che si è arrangiato il nastro. Non può. Lui è scivolato dentro nella tramoggia del nuovo passo la ghiaia. È scivolato e la ghiaia continuava a lavorare perché nessuno sapeva che mancava e la ghiaia era sepolto sotto.
dopo noi abbiamo abbassato il mucchio e lui fuori era sotto, girato pancia in terra, e la moglie... La moglie lavora per lei qui al Taisì? Lavora per me, ma siccome sono due biondini, io credevo che ho parlato con sua moglie ieri, qui si è parlato con un'altra, è uguale, uguale, ma non so che lavora qua, non è che io vada, io prendo il mio cantiere, qua al Taisì ho un direttore che si arrangia lui come fare qua, io non metto lingua e neanche metto mano dove che non sono... del mio lavoro. Senta, questo giovane operaio lascia questa moglie di 25 anni, una bambina di 4, lei ha detto siamo qui per la famiglia, ci siamo. Ma scherziato, sono non per la famiglia, sono un po' dappertutto io, ma che mi tira indietro. Io non ho la gente che ha bisogno sta dove trovare. Questa è quasi non un dovere, un super dovere. Un super dovere. Grazie. Anna, se non hai domande da studio, noi ti restituiremo la linea. Sì, grazie Lina, grazie. Arrivederci. Buon lavoro, Lina. Allora, noi abbiamo in collegamento la Presidente dell'Unione Triveneta Avvocati, dottoressa Stella, ha un po' sentito l'intervista che abbiamo appena mandato in onda. Non posso non chiederle, no? Ha sentito in una situazione come questa, dove tra l'altro non si ravvisa anche una colpa, una negligenza da parte dell'azienda. Alla fine un decesso sul lavoro diventa una tragedia che colpisce tutti, la famiglia della persona che non c'è più, ma anche un'azienda. Colpisce la società intera, perché purtroppo veramente è un dramma poi sentire un giovane ragazzo, insomma, di 31 anni con una bambina piccola. È un problema. Gli infortuni sul lavoro non si finirà mai di fare abbastanza formazione, perché sentivo quello che diceva l'imprenditore che è coinvolto, al di là poi ovviamente delle indagini che verranno svolte dalla procura. Molte volte vi è un approccio forse superficiale anche da parte, perché vi è una sicurezza anche da parte del lavoratore di non adottare tutte quelle regole che invece a volte veramente ti possono salvare la vita. Ecco, purtroppo veramente bisogna insistere nella formazione, tanto da parte dei datori di lavoro quanto da parte dei lavoratori stessi, veramente, perché proprio Si sono inasprite, no, in quest'ultimo periodo anche nelle regole, c'è molta attenzione sulla sicurezza sul lavoro, ci sono tutta una serie di certificazioni a cui si devono sottoporre le aziende, ma la legislazione da questo punto di vista secondo lei è abbastanza severa per chi non rispetta queste norme? Assolutamente, assolutamente, è severa e la legge va rispettata, questo è il punto. E quindi credo che non ci sia necessità di alcun inasprimento. Quello che c'è, abbiamo un grado e di protezione e di tutela elevato in Italia. Certo, bisogna eseguire i controlli, questo è il problema che poi probabilmente sfugge, e quando poi accade l'incidente è troppo tardi. Certo. Ma è una legislazione assolutamente equilibrata e corretta, anche severa. Molto spera. A questo proposito, avvocato, l'ultimo tema che vorrei affrontare con lei a proposito di legislazione severa. Abbiamo visto diversi casi, sempre di più purtroppo, di femminicidio nel nostro territorio. C'è un codice rosso per tutelare le donne. Sta funzionando il codice rosso? Come dal vostro punto di vista le donne sono sufficientemente tutelate dalla legge italiana? Guardi, il nostro codice rosso è entrato in vigore nel 2019 e diciamo che è la stessa CEDU che ci dice che è una legislazione assolutamente coerente e ben strutturata. Problemi sono altri, cioè è l'applicazione del codice rosso, ma qui parliamo di un problema culturale. Non è facile l'applicazione, ma... diciamo che a differenza forse di quanto ha animato l'opinione pubblica in altre tristissime stagioni, e una di queste proprio è la lotta alla mafia, forse questa non si comprende bene che è una guerra e le donne devono essere aiutate. E la sensazione invece è che forse siano un po' isolate, perché molte volte si tende poi a
a renderle vittime una seconda volta, magari nei processi, molte volte sappiamo che i casi di violenza coinvolgono poi anche i rapporti familiari, ovviamente, quindi violenza anche sui minori, quindi certo. È necessaria veramente una rivoluzione culturale, è necessaria una rete che funzioni molto bene, quindi servizi sociali, pronto soccorso, magistrati, avvocati, psicologi, deve essere creata una rete che protegga le vittime della violenza, che non le renda, ripeto, vittime due volte. È una questione culturale, guardi, è un po' come la mafia. La mafia perché si è radicata? Perché purtroppo culturalmente il nostro paese le ha permesso di radicarsi, ed è quello il salto culturale a cui facevo riferimento prima, quando così ho commentato l'arresto di Matteo Messina Denaro. Proprio questo è il salto culturale, cioè la coscienza che deve essere cambiata questa cultura, e quindi la donna deve essere certa e forte che se denuncia non verrà una seconda volta resa vittima, e l'uomo deve capire che se sbaglia sarà punito. Ecco, quello che è accaduto una settimana fa, pochi giorni fa a Roma, è stata vittima una nostra collega, ne è l'esempio, cioè è un avvocato che oltretutto si occupava di diritti di famiglia, esatto. Però da sola non è stata capace di reagire. E d'altronde questo uomo si è presentato comunque in un locale pubblico, sicuramente non con un mazzo di fiori, certo. E anche chi stava accanto, attorno, ha potuto capire che cosa sta certo. accadendo, e ovviamente, per carità, uno non pensa al dramma che possa poi sfociare certo. nell'uccisione della donna, della vittima, però anche questo è un problema culturale. All'uomo sarà, dottoressa, mi perdoni, all'uomo sarà contestata la premeditazione, perché appunto l'uomo girava armato, no? Che anche questa è una notizia che sentiamo sempre di più, no? Questi uomini in possesso di porto d'armi e che quindi girano tranquillamente armati. Ma qua è un problema, come le dicevo prima, proprio di rete, cioè perché questo uomo aveva porto d'armi, poteva utilizzarlo, da quello che ho inteso io in realtà era un porto d'armi sportivo, per cui in realtà non avrebbe potuto uscire con la pistola, per cui anche queste saranno poi motivo di indagini da parte della magistratura. Ci possono essere delle soluzioni, porto d'armi, sportivo, l'arma la lasci dove ti eserciti al poligono, ad esempio, certo. Però insomma ci sono dei correttivi, però sì, ripeto, non credo sia il caso di affrontare poi il caso specifico, perché probabilmente ci sono molte responsabilità, ecco, nel caso specifico come questo, sicuramente. Però ripeto, tornando alla considerazione iniziale, credo che veramente il femminicidio abbia un po' la stessa valenza culturale, sociale, proprio criminale della mafia, proprio per collegarmi al primo argomento. L'ultima cosa che le chiedo... Molti finanziamenti per i centri comunque di antiviolenza, comunità educative e quant'altro. L'ultima cosa che le chiedo, ed è un altro tema importante, approfitto davvero della sua presenza per toccare quest'ultimissimo tema con lei, una giustizia che deve rieducare, no? Le persone, farle reinserire all'interno della società, è quello che tutti vogliono, che vuole l'opinione pubblica, anche se fa un po' paura immaginare questo. Ci stiamo riuscendo, secondo lei? Siamo nella direzione giusta anche con questa nuova riforma della giustizia? Il reinserimento nella vita di chi ha sbagliato. Guardi, anche un tassello, ad esempio, di impegno dell'avvocatura proprio per in materia di femminicidio, proprio quello, cioè un reinserimento anche dell'autore del reato, quindi una presa di coscienza che quello che è stato fatto è comunque sbagliato. Anche questo è un modo per superare il problema del femminicidio. Guardi, io credo moltissimo nella giustizia riparativa, e al di là del fatto che l'Italia purtroppo è il fanalino di coda per un sovraffollamento delle carceri, per una carceri che sono disumane, insomma abbiamo un tasso di suicidi in carcere in Italia che è elevatissimo rispetto ad altre nazioni, ma al di là di questo problema, e credo che sia proprio anche una forza propulsiva che è arrivata anche dalla CEDU, che
ci limita, ci invita a limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere e ad ampliare tutte quelle che sono le misure punitive e non prerogative della libertà, purché siano volte a far comprendere al reo la gravità di quello che ha fatto. E la giustizia riparativa ha questo obiettivo, ed è un obiettivo della riforma penale, che è proprio quello di riparare la ferita emotiva, economica, anche materiale, che è stata inferta alle vittime con il reato. La vittima e l'imputato sono, diciamo, seguite da apposite strutture proprio pubbliche, ed è per questo che sono necessari anche forti investimenti economici, sotto la guida proprio di mediatori, e possono quindi partecipare a questi incontri proprio per riparare il danno. E c'è una bellissima sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che secondo me è esemplare, e ci dice che anche gli ergastolani hanno diritto alla speranza, al fatto che un reale ravvedimento e un vero cambiamento li porti proprio fuori dal carcere. Grazie, grazie dottoressa per il tempo grazie che ci ha dedicato. Abbiamo fatto un po' un volo pindarico su varie questioni che insomma anche noi come giornalisti stanno molto, molto a cuore. Grazie Alessandra Stella per essere stata in nostra compagnia, presidente dell'Unione Triveneta degli Avvocati. Arrivederci dottoressa. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci. Buongiorno. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con il nostro Filippo Fois da Venezia, vediamo se si collegherà tra poco, e poi con Chiara Gagliani torniamo sull'incidente mortale di Legnaro. Ma intanto vi presento i nostri prossimi ospiti. Abbiamo Filippo Segato, presidente APE di Padova. Filippo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli spettatori. Buongiorno presidente, poi Cristina Giussani, presidente Confesercenti Venezia e Rovigo. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, io mi scuso già perché dovrò in qualche modo interrompere la nostra chiacchierata, perché appunto siamo in attesa di collegarci con il nostro Filippo Fois da Venezia e Chiara Gagliani da Legnaro, ma vorrei partire subito, e parto con Filippo Segato dalla notizia che è stata battuta in questi giorni dai giornali, cioè che il caffè da banco sarebbe diventata una cosa da ricchi. Il tema è quello dell'innalzamento dei prezzi, causa rincari, causa inflazione, il costo delle materie prime alle stelle. Che cosa sta succedendo? Davvero certe abitudini come quella del caffè al banco, ma non solo, starebbero diventando una cosa da ricchi? Ma no, direi di no, nel senso che stiamo parlando comunque, se ci sono gli aumenti nell'arco di qualche 5, 10, massimo 20 centesimi, e quindi diciamo che il caffè, che è un vizio, diciamo, è un benefit, è una coccola che i consumatori si vogliono concedere durante l'arco della giornata, non deve essere abbandonato, ecco, per questi lievi aumenti. D'altra parte, dall'altro lato del bancone, gli esercenti si trovano costretti ad affrontare improvvisi e continui e importanti, drammatici aumenti di quelle che sono il costo delle materie prime, il costo delle utenze energetiche, energia elettrica e gas, un rincaro generale, il costo degli affitti, che adesso naturalmente adeguato all'aumento Istat del costo della vita dovranno essere aumentati, quindi si trovano a dover affrontare centinaia se non migliaia di euro in più di costi durante il mese, e naturalmente l'unico modo che hanno, diciamo, per poter continuare a tenere aperte quelle serrande è adeguare leggermente i prezzi. Ripeto, stiamo parlando di 5-10, nella peggiore delle ipotesi 20 centesimi, dopo che i listini tra l'altro erano rimasti fermi ormai da diversi anni. Che poi tra l'altro si discuteva ieri dietro le quinte con la sua collega Giussani, che insomma in altre parti del mondo, ma insomma senza nemmeno andare troppo lontano in Europa, il caffè costa molto di più di 1,10 euro, 1,20 euro, 1,30 euro. La tazzina del caffè è molto più cara. È assolutamente così, basta varcare la frontiera con la vicina Austria, Germania, per non parlare della Svizzera, ma a volte basta anche spostarsi in Alto Adige, insomma il caffè lo si paga già tranquillamente 1,50 euro al bancone. Dopodiché il caffè è uno dei servizi che viene resi dal pubblico esercizio, perché noi andiamo al bar, scambiamo due chiacchiere con il barista, ci riscaldiamo se in questo periodo d'inverno, utilizziamo i servizi igienici, leggiamo il giornale,
ci ripariamo se piove, otteniamo le indicazioni stradali magari se abbiamo necessità di trovare un'abitazione o un ufficio o qualche luogo che dobbiamo raggiungere, e in più prendiamo il caffè. Cioè, voglio far percepire il fatto che dentro quell'euro e 20, euro e 30 c'è anche tutta una rosa di servizi di cui beneficiamo e tante volte li diamo per scontati, ma che in realtà sono messi a disposizione dall'esercente. Filippo, ti devo interrompere, siamo dalla nostra Chiara Gagliani, come ha annunciato, e mi scuso Chiara se ti ho fatto attendere da Legnaro. Chiara, eccoci, buongiorno, quali sono le novità? Anna, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Allora, sono comparsi dei fiori, come puoi vedere dalle immagini di Christian Rock High End qui in Via Romea, all'altezza del Civico 172, nel luogo dove alla mezzanotte e mezza circa di lunedì una potente Audi A6 che proveniva da Sant'Angelo di Piove di Sacco è uscita di strada, finendo prima nel fossato e poi ribaltata nel cortile di questa abitazione. Delle rose per Edward. In ricordo di Edward c'è scritto il 45enne albanese che era alla guida dell'auto. Poi un mazzo con fiori bianchi e rosa, forse per Martina Pagnina, la seconda vittima che gli viaggiava al fianco. Un mazzo nascosto anche per Diego Rampazzo, la terza vittima. Una strada pericolosa, la 516 piovese, che ci raccontano i sindaci del territorio. Quello di Legnaro, anche il sindaco di Sant'Angelo di Piove di Sacco, si trasforma in una sorta di pista, soprattutto nelle ore notturne, tanto che si stanno prendendo provvedimenti in tal senso, a partire da una rotatoria che dovrebbe essere realizzata da ANAS in collaborazione con il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, proprio per frenare leggermente la velocità di alcuni veicoli. E le indagini sull'incidente continuano, bisogna capire che cosa sia accaduto sul corpo di Edward Doi, che, lo ricordiamo, era alla guida. Il PM Roberto D'Angelo, che coordina l'inchiesta, ha disposto l'autopsia, ma vediamo gli ultimi dettagli nel servizio che ha preparato la nostra redazione da Legnaro. Anna, poi ti restituisco la linea. Di professione faceva il trasportatore. La sua auto, questa Audi A6, accanto alla quale amava farsi fotografare, una vera passione, era Edward Doi, 45 anni, albanese di origine, ma da anni residente con la famiglia a Pontelongo, alla guida dell'auto alla mezzanotte e mezza di lunedì lungo la regionale piovese. Dell'Audi non restano che rottami. Accanto a lui viaggiava Martina Pagnin, 46 anni, di Legnaro, separata, mamma di due figli, uno dei quali l'aveva resa nonna. Sedile posteriore il suo attuale compagno Diego Rampazzo, 46 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Anche lui aveva avuto un figlio da una precedente relazione, faceva l'imbianchino adesso e viveva con i genitori. Sembrava l'esplosione di una bomba, i racconti delle testimoni svegliate di soprassalto nella notte con il cuore in gola. Una scena di guerra quella che si sono trovati davanti i soccorritori. Il corpo di Diego Rampazzo senza vita nel cortile d'ingresso dell'abitazione, i corpi di Edward Doi e Martina Pagnini incastrati tra le lamiere, pezzi di auto dappertutto, lo specchietto retrovisore incastrato nella finestra al primo piano. Cosa sia accaduto a mezzanotte e mezza di lunedì in questo tratto maledetto di Piovese? Un anno fa, il 6 febbraio, all'alba di domenica, era morto il 17enne padovano Pietro Benfatto, uscito di strada con l'auto dei genitori. Lo stabilirà l'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal PM Roberto D'Angelo. Sul corpo di Edward Doi sarà eseguita l'autopsia, completata dagli esami tossicologici. Di sicuro Edward Doi aveva una grande passione per la velocità, come si vede dalle foto postate sui social. Per ora non sono stati fissati i funerali delle tre vittime. Grazie alla nostra Chiara Gagliani. Torniamo in diretta da Filippo Segato e Cristina Giussani per parlare di come l'inflazione e i rincari dell'energia, del carburante, sta cambiando ovviamente il prezzo al consumo, ma anche la percezione della variazione sui prezzi. Cristina, su questo tema vorrei parlarne con lei, Confesercenti Venezia e Rovigo, e quindi è interessante notare come i prezzi stiano cambiando, ma come può cambiare anche la percezione di questa variazione a seconda che ci si trovi a Venezia, dove magari siamo abituati a pagare un po' di più per un caffè o altro, e rispetto a Rovigo, visto che appunto lei ha il focus su entrambe le province. Una percezione che quindi varia.
Sì, certo, intanto grazie dell'invito e come sì, naturalmente nelle zone più turistiche che possono essere Venezia, i litorali nel periodo estivo, quest'anno poi il turismo sappiamo che è tornato a farci lavorare molto molto bene, per cui è chiaro che in queste zone sia l'utente che il cittadino, l'esercente che è anche cittadino ovviamente, che a sua volta consuma nei negozi della sua città, ha una percezione diversa perché probabilmente anche il suo portafoglio è diverso, no? È chiaro che se uno va poi nelle zone più residenziali, meno turistiche, ci si può trovare con delle persone che ritengono che gli aumenti siano eccessivi. Io voglio anche segnalare che gli aumenti negli esercizi, nei negozi di vicinato sono stati tutti inferiori all'inflazione, perché l'inflazione è calcolata sulla base degli aumenti dell'energia, degli aumenti dei trasporti, degli aumenti del carburante, ovvero dei trasporti, però nella maggior parte dei casi noi abbiamo visto che i nostri associati hanno rinunciato a fare aumenti eccessivi, sono stati fatti degli aumenti minimi sotto l'inflazione proprio per mantenere la clientela e per accontentare ovviamente la clientela, senza contare che alcuni dei nostri, nelle nostre tipologie di negozi non possono aumentare i prezzi, ci sono delle tipologie di prodotto che hanno un prezzo fisso e qui si parla solo di marginalità ridotta perché si aumentano i costi, ma non si possono aumentare i prezzi chiaramente. Però tutto questo per dire che si è cercato in tutti i modi comunque di mantenere un prezzo più adeguato possibile per non perdere la clientela o per affezionare la clientela, questo senz'altro. Prezzi è chiaro che non poi possono... l'inflazione... Mi perdoni perché Cristina, vediamo che dietro di lei ci sono dei libri, i famosi prodotti che non possono aumentare il prezzo, sono proprio questi ad esempio, no? Allora adesso mi trovate nel mio ufficio un po' magazzino, perché io ho una libreria, ma siccome la libreria è aperta sono venuta in ufficio per parlare con voi, io ho una libreria, ecco per esempio il tipico prodotto dove il prezzo non può essere aumentato è il libro, ma ci sono anche altri prodotti, i prodotti del monopolio per esempio, che non possono essere aumentati, e quindi chiaramente anche noi abbiamo avuto degli aumenti tra riscaldamento, luce, trasporti, perché per ricevere i libri viaggiano coi trasporti, il carburante aumenta, i trasporti sono aumentati tutti. Riduciamo la marginalità, però alla fine io sinceramente noi non abbiamo visto perdita di clienti in questo senso, proprio perché abbiamo cercato, i clienti capiscono che stiamo facendo un sacrificio, poi un po' bisogna spiegarglielo anche, ma molte volte capiscono e lo apprezzano ovviamente. Però Cristina, è un sacrificio che per quanto tempo si può fare? No, lei ci sta chiaramente confermando che gli esercenti hanno scelto di ridurre la loro marginalità perché i prezzi sono stati aumentati, ma non tanto quanto avrebbero dovuto salire se ci si dovesse basare sull'aumento dei costi. Ma per quanto si può andare avanti con questo tasso di inflazione e con questa marginalità ridotta, no? Soprattutto siamo a Venezia, abbiamo visto ad esempio che a Venezia di recente ha chiuso l'ultimo negozio di musica, ci sono attività artigianali che sono in difficoltà. Allora, ci sono due, bisogna distinguere bene fra chi non ce la fa perché ha dei costi eccessivi e chi non ce la fa perché il mercato è cambiato. Perché il mercato della musica, per esempio, è molto cambiato, lo sappiamo benissimo che è molto, si scarica, si compra online, è molto diverso, no? Anche il mercato dei libri, anche se noi, per esempio, abbiamo visto, e questo non riguarda solo le librerie, negozi di vicinato, per esempio quest'anno a Natale, hanno visto tantissimi clienti che hanno scelto di venire a comprare nei negozi di vicinato piuttosto che nei centri commerciali o peggio ancora online, perché se devo spendere qualcosina di più, beh, preferisco essere consigliato bene, poter vedere la merce, sceglierla guardandola e toccandola con le mie mani. Quindi il negozio di vicinato in questo ha un vantaggio. Quanto possiamo resistere? Io sinceramente è una domanda a cui non so rispondere. Certo è che stiamo vivendo comunque in un periodo di grande incertezza e l'incertezza sappiamo che riduce i consumi, rischia di ridurre i consumi. L'incertezza è la guerra in Ucraina, l'incertezza è l'aumento dei costi dell'energia, l'incertezza è ancora il Covid che comunque continua a circolare. Ecco, e di come ha cambiato anche i consumi, no? L'approccio al consumo del consumatore, il Covid, ne parleremo tra pochissimo. Vi chiedo di attenderci pochi minuti perché devo andare in pubblicità, quindi ci vediamo tra poco. Pre-
Premedizione, buongiorno, ben ritrovati. Focus sui prezzi, sull'inflazione, sui rincari e di come stanno reagendo gli esercenti ma anche i consumatori. Ne stiamo parlando con Filippo Segato, AP di Padova, e Cristina Giussani, presidente Confesercenti Venezia Rovigo. Filippo, torno da lei. Si diceva che gli esercenti resistono nonostante i rincari, anche a costo di ridurre la marginalità, anche perché sono il cuore pulsante dei centri storici. Non solo dei centri storici ma anche delle periferie, cioè senza i negozi di vicinato, senza i bar e i ristoranti i centri muoiono, non arrivano più i turisti ma diventano anche meno sicuri. È uno sforzo che voi state facendo, ce lo conferma. Come sono andate queste feste natalizie? Quali sono le prospettive per questo, come dire, per questo inverno che sta arrivando? Sì, allora intanto i negozi resistono, è vero fino a un certo punto purtroppo, perché stiamo registrando una forte ondata di chiusure che per carità non è analoga a quella avvenuta durante il periodo del Covid, quando i locali naturalmente hanno sofferto il fatto appunto di dover rimanere chiusi per decreto, però il 2022 sicuramente è un anno, non abbiamo ancora i numeri definitivi, ma sicuramente è un anno che si chiuderà col segno meno, non soltanto a Padova, non soltanto in Veneto, ma a livello nazionale per il comparto dei pubblici esercizi. Vale a dire che saranno molte di più le imprese che avranno chiuso nel corso del 2022 rispetto a quelle che avranno aperto. Quelle che sono rimaste aperte e che tutto sommato, come ricordava la Presidente di Confesercenti, hanno anche lavorato durante il periodo natalizio, qui a Padova insomma c'è stato anche un certo flusso di turisti legato ad alcune mostre, attività e peculiarità che ha la nostra città, quelli che sono rimasti aperti e che hanno lavorato comunque si scontrano con dei costi ormai diventati insostenibili. Quindi la sfida, la scommessa per il 2023 è quella di riuscire da un lato a ritornare a un livello di costi che siano affrontabili senza incidere troppo sul listino dei prezzi praticati al pubblico, perché il tutto si riconduce poi alla difficoltà che hanno i consumatori nello spendere, perché naturalmente non lo diciamo noi di APE, lo dicono tutte le statistiche europee, l'Italia è la nazione a livello europeo dove negli ultimi decenni il potere reale d'acquisto dei lavoratori dipendenti è cresciuto meno di tutti. Ippo, ci dicevi di chiusure, ci sono dei settori in particolare che stanno soffrendo, perché ad esempio noi abbiamo potuto vedere come nel settore alimentare i rincari siano forse quelli più importanti, quindi bar e ristoranti stiano pagando il prezzo forse più alto proprio perché devono accendere i frighi, devono accendere i fuochi, e quindi diciamo tra tutti gli esercizi sono quelli più in difficoltà. E che cosa c'è anche nei provvedimenti del governo per loro, e che attività, che tipo di attività di lobby state facendo a Roma? Ma allora diciamo che sicuramente il settore più in difficoltà nella categoria di pubblici esercizi è quello dei bar. I bar che stanno soffrendo molto a causa dello smart working che sta proseguendo, a causa del fatto che molti clienti hanno rinunciato, ma non da adesso, ormai da mesi, alla colazione al mattino, perché magari la fanno a casa con le macchinette automatiche o hanno i distributori automatici in azienda, e quando vanno a fare il pranzo, a pranzare a mezzogiorno, pagano con il buono pasto, dove ci sono molte commissioni a carico delle imprese che di fatto vanno a erodere quel piccolo margine che c'è. Quindi il settore dei bar sicuramente è quello maggiormente in difficoltà in questo momento. Non parlo delle discoteche, perché ormai discoteche non esistono quasi più, in provincia di Padova si contano sulle dita di una mano e anche quelle ormai sono veramente in grossissime difficoltà, sono ormai diventate marginali. Cosa chiediamo e cosa si potrebbe fare? Sicuramente da un lato mettere più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti, ci sono tanti contratti di lavoro che sono lì sul tavolo, non sono ancora stati rinnovati, milioni di lavoratori che aspettano adeguamenti anche salariali oltre che normativi per poter avere una maggiore capacità di spesa. Dall'altro lato una sburocratizzazione per avere plateatici esterni, per poter mettere un po' di musica di sottofondo, per poter organizzare dei piccoli concertini, sono tutte micro
attività che necessitano sempre di autorizzazione, richieste, permessi, nulla osta, timbri e quant'altro, che portano via denaro ma anche e soprattutto tempo e quindi anche voglia di fare agli esercenti. Sburocratizzare per poter, diciamo, mettere un po' di linfa e di energia in più alle imprese. Senta, lei che è presidente, sa se ci saranno nuove aperture a Padova in questo anno? Sono previste nuove aperture anche a Padova? Comunque mi viene in mente ad esempio via Altinate, sono state tante le serrande che si sono abbassate in questi anni. Come le sembra sia la situazione per questo 2023? Non solo adesso, ma ormai da qualche anno stiamo registrando la transizione dalle imprese cosiddette familiari, a gestione familiare, quindi le classiche trattorie, bar, osterie che hanno fatto grande, diciamo, la ristorazione non solo padovana ma anche nazionale, la sostituzione con le catene, quindi di fatto una sorta di franchising dove arriva il marchio nazionale, a volte anche internazionale, che entra con il proprio menu internazionale, con i propri dipendenti assunti e poi subito licenziati quando eventualmente non servono più, con contratti magari anche a termine, e di fatto una estraniazione, ecco, rispetto a quello che è il tessuto imprenditoriale locale, quindi anche le materie prime magari non sono più quelle del territorio, si guarda molto al food cost piuttosto che all'artigianalità dei prodotti e dei servizi offerti, ambienti sicuramente più moderni ma magari un po' più freddi. Questa è la tendenza, diciamo, che noi però vorremmo anche cercare non di invertire ma cercare anche un po' di contrastare per poter mantenere attiva invece l'imprenditorialità fatta dai gestori, dagli osti, dalle famiglie e dai dipendenti che non sono dipendenti ma sono collaboratori, e quindi, diciamo, salvaguardare anche una filiera produttiva che valorizzi anche l'agroalimentare territoriale stagionale. Cristina, si ritrova nelle parole dette dal suo collega, perché ovviamente parliamo di Padova e proprio perché lei ha il focus su Venezia e su Rovigo, che tipo di considerazioni può fare? Ma condivido assolutamente la sburocratizzazione, che credo che valga per qualsiasi impresa grande, piccola, italiana. Spendiamo tra virgolette un sacco di soldi in tempo nella burocrazia, il tempo è veramente prezioso per noi imprenditori. Io lancerei anche un appello ai nostri esercenti, in particolare ai negozi. Noi qua su Venezia noi abbiamo avuto durante il Covid chiusure definitive di negozi oltre il 25%, che è tantissimo per una città come Venezia, che non ha mai visto una cosa del genere negli ultimi 70 anni. Stanno riaprendo, devo dire, vediamo un po' meno paccottiglia, e ci sono un po' di giovani nuovi che aprono attività anche artigianali, anche di qualità, interessanti. Quello che va detto è che bisogna che i negozianti, visto che adesso c'è un ritorno, anche una voglia di vedersi, no? Un po' come si fa quando si va al centro commerciale, beh, c'è un ritorno nei negozi della città, perché forse la città viene vista finalmente, come noi abbiamo sempre detto, una specie di centro commerciale meraviglioso, no? I nostri centri sono tutti bellissimi. Allora, i negozianti devono anche loro però imparare ad avere queste vetrine online, perché la concorrenza con l'online adesso è sul servizio, perché il prezzo si può servire ma fino a un certo punto, e comunque, come dicevo prima, stiamo cercando di mantenere i prezzi adeguati alla nostra clientela, ma anche noi commercianti dobbiamo imparare a svegliarci, presentarci sull'online e poi attirare i clienti però nei nostri negozi. E tutto questo è un lavoro che noi stiamo cercando di fare, in modo da una parte comunicare bene ai clienti, da una parte aiutare i nostri associati a comunicare bene. Questo è fondamentale, secondo me, ed è lì un po' il futuro. Fermo restando che io voglio essere sempre un po' fiduciosa sul fatto che questi temi di incertezza che citavo prima, nell'arco di qualche mese speriamo che si esauriscano, prima di tutto la guerra in Ucraina, che ci dispera tutti, anche dal punto di vista umano prima di tutto ovviamente, ma poi anche le altre cose, perché probabilmente un ritorno a un costo dell'energia inferiore forse è possibile, se poi tutti noi ci impegniamo anche sulle energie alternative, perché qua si parla sempre di energia ma poi dobbiamo tutti noi impegnarci. Cioè è un cambiamento in atto dentro al quale noi dobbiamo essere. Io sono sempre contraria a oppormi al cambiamento. Noi dobbiamo vivere nel cambiamento, anche se il cambiamento in questo momento magari non ci piace, ma dobbiamo essere dentro il cambiamento e in qualche maniera aiutare i nostri associati, i nostri negozianti a vivere correttamente il cambiamento e
a rendere il cambiamento favorevole a loro stessi e anche ai cittadini, perché non dimentichiamoci che un imprenditore, un negoziante è anche cittadino, anche lui va al ristorante, anche lui beve il caffè, anche lui compra un libro. Quindi il nostro lavoro è sempre con le doppia giacchetta in qualche maniera, no? Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro prima parlavamo, no, di queste vetrine online e sicuramente in tanti esercenti hanno dovuto cedere al passo della modernità e attrezzarsi proprio perché la concorrenza dell'acquisto online è forte. E anche qui c'è una grossa differenza però tra i prodotti che si possono comprare in una città come Venezia e magari i prodotti che si possono comprare anche in altre città. Venezia sta continuando a vivere con il turismo, ma si ritrova anche ad avere a che fare con dati di spopolamento molto importanti. Assolutamente, infatti per esempio le attività come la mia, e ci sono diverse attività a Venezia che sono ancora dedicate principalmente, non dico ai veneziani, ma diciamo ai veneti, che magari vengono in visita a Venezia anche apposta per arrivare nella mia libreria piuttosto che in qualche altro negozio. E magari lavoriamo anche meno col turismo. È chiaro che lo spopolamento fa sì che chiudano i negozi tipici di chi è residente, e io che abito, che sono residente, lo vedo con i miei occhi, no? È chiaro, e quindi anche questo fa parte del cambiamento, e su questo ovviamente dobbiamo tutti collaborare con le amministrazioni affinché si riesca a fare un passo indietro anche sul ripopolamento dei residenti nei centri storici, perché non riguarda solo Venezia, riguarda i centri storici di tutte le città, perché comunque costa un po' di più vivere in un centro storico. Allora, esatto, le amministrazioni ci devono aiutare a vivere nel centro storico. Allora, l'ultima battuta la farei proprio sugli affitti. Filippo, sono da lei. Un affitto a Padova, carissimo, l'hanno denunciato anche gli studenti, peraltro, ma l'affitto di un'attività commerciale è ancora più caro? Beh, sicuramente sì, parliamo di affitti che possono arrivare anche a diverse migliaia di euro al mese e che appunto adesso, in virtù dell'aumento del costo Istat, della voce Istat del costo della vita, vanno aumentati e ci saranno più o meno come avere una mensilità in più rispetto al 2022 nel 2023, perché parliamo di un aumento dell'ordine del 8-10%. Cristina, gli aumenti invece su Venezia? Allora, Venezia si sa che è carissima, il centro storico in particolare, anche Mestre comunque è abbastanza cara. Noi abbiamo lavorato molto come nei nostri uffici per aiutare i nostri associati a discutere e a rimodulare gli affitti durante il Covid e confidiamo insomma che questa rimodulazione resista ancora per un po' di tempo, visti i problemi energetici. È chiaro che fa parte degli aumenti su cui un negoziante non può influire, come l'aumento del costo del riscaldamento, come l'aumento del costo dei trasporti o della materia prima se fai il pane o se fai i prodotti alimentari. Fa parte di quegli aumenti sui quali noi purtroppo possiamo un po' discutere, dobbiamo cercare di discutere con chi è proprietario dei muri, ovviamente. In qualche modo, certo, però chiedo ad entrambi, no, questa cosa, dobbiamo un po' rassegnarci al fatto che i prezzi debbano aumentare, no? Perché questi aumenti, adesso c'è una congiuntura particolarmente difficile, no? Legata al caro carburante, poi sappiamo che ad esempio il trasporto acqueo non ha potuto godere degli stessi aiuti che ha goduto il trasporto su gomma per quanto riguarda dei rincari, sto parlando dei provvedimenti del governo, ma dobbiamo un po' rassegnarci a fare i conti con l'aumento dei prezzi in generale. Partiamo da Cristina. Dobbiamo rassegnarci, però allora dobbiamo fare in modo che il contribuente abbia il cliente in realtà abbia più soldi da spendere e che comunque se ne ha un po' di meno, che li spenda bene. Ecco, forse questo momento di crisi aiuterà i cittadini a spendere meglio, magari un po' meno, però un po' meglio nel negozio di vicinato, nel negozio di qualità. Compro una cosa in meno, ma la compro migliore. Cioè forse è anche un pochino... è tempo che sia finito questo consumismo, tanto siccome costa poco compro, ma forse anche no. E diventa tutto anche quello un problema di ecologico, perché tutta sta roba che viaggia comunque è un problema di inquinamento. Quindi un ridimensionamento dei nostri acquisti in senso positivo, nel senso magari anche spendendo uguale, però spendendo meglio, questo è l'appello che io lancio continuamente. Mangio meglio, bevo il caffè nel bar giusto, compro diversamente anche un vestito, un paio di scarpe.
E quindi forse questo è un po' l'appello da lanciare. È chiaro che dobbiamo assolutamente lavorare anche a livello governativo, e noi come Confesercenti nazionale ovviamente lo stiamo facendo, affinché ci sia una riduzione del costo del lavoro, in modo che al lavoratore restino più soldi in tasca da spendere. Questa è la base, ovviamente, come diceva il collega, io sono d'accordissimo, e su questo anche come Confesercenti nazionale, ripeto, noi ci stiamo lavorando da mesi, se non da anni. Ecco Filippo, insomma, siete sulla stessa lunghezza d'onda, ovviamente un rialzo dei prezzi fisiologico naturale, ma bisogna anche che ai contribuenti e ai consumatori venga messo qualche soldino in tasca in più. Sì, assolutamente, sottoscrivo in pieno quanto detto dalla Presidente Giussani, e in più sottolineo il fatto che noi adesso da qualche anno ormai non eravamo più abituati a parlare di inflazione, di aumenti, soprattutto come così repentini e improvvisi come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi. Però ricordiamoci, insomma, che nei decenni precedenti era all'ordine del giorno. Noi come APE facevamo il listino dei prezzi consigliati al pubblico, e mi ricordo che il mio predecessore mi diceva che veniva aggiornato normalmente una volta l'anno, ma c'erano degli anni che il listino prezzi del bar veniva aggiornato anche più volte durante l'anno. Per cui il tema inflazione noi come Italia l'avevamo vissuto, ripeto, fino a circa 1995-2000 era all'ordine del giorno. Poi naturalmente con l'avvento dell'euro i prezzi si erano un po' stabilizzati, raffreddati. Poi io sono anche ottimista di natura, sono convinto, insomma, che nel giro di qualche mese poi si rientrerà nella normalità e ci sarà una stabilizzazione, ecco, dei prezzi, e ci ricorderemo di questo periodo a cavallo tra il 22 e il 23 come un periodo sì di forte inflazione, ma anche temporaneo. Una domanda, così un commento veramente davvero personale: cosa ne pensa Filippo della proposta contenuta, ma non è proprio una proposta, al decreto del governo per i benzinai di mettere nei cartelli il prezzo medio alla pompa e quindi, diciamo, imporre già di poter fare un confronto, no? Un po' questa la questione del prezzo medio contro cui i benzinai si stanno scagliando. Cosa ne pensa? Potrebbe aiutare invece? Ma se devo essere sincero, la trovo una soluzione non risolutiva. Mi sembra che la categoria dei benzinai venga messa ingiustamente alla gogna, e dove sappiamo bene invece che le speculazioni non stanno dai benzinai, non stanno alla pompa, non stanno nell'ultimo miglio, ma sono da ben altre parti, dove il prezzo del greggio era molto più alto l'anno scorso e i prezzi erano più o meno questi. Adesso che il prezzo del greggio è molto più basso, i prezzi sono rimasti gli stessi. Esatto. E i benzinai non credo vadano in crociera con i propri yacht privati o abbiano chissà quali capitali alle isole Cayman. Credo che appunto la categoria venga presa a bersaglio in maniera sbagliata e ingiusta, e che i colpevoli siano di questa speculazione siano da cercare da qualche altra parte. Grazie Filippo Segato, APE di Padova, Cristina Giussani, Confesercenti, Venezia e Rovigo, per essere stati con noi in questa bella chiacchierata. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, adesso c'è tempo per ricordarvi il sondaggio di Ring di questa sera, dedicato all'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Dopo 30 anni di latitanza, arresto Messina Denaro, il boss si è fatto catturare? Questa è la domanda un po' provocatoria che vi vogliamo porre. Dovete rispondere con una chiamata allo 0422 16 26 690 se sì, pensate che il boss si sia fatto catturare, oppure se no, non pensate che il boss si sia fatto catturare, chiamatelo 0422 16 26 690. Questa sera ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino saranno Andrea Ferrazzi per il Partito Democratico, Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, Riccardo Barbisan per la Lega, Elena Ostanelli, il Veneto che vogliamo, poi ci sarà il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, Nicolò Rocco per il Terzo Polo. Ora continuiamo con le notizie di cronaca che ci portano nel Vicentino. Il prossimo servizio è una rissa fuori da una discoteca. Andiamo a vedere. Torna la movida violenta in città. Sulla maxi rissa scoppiata sabato notte in zona industriale, gli inquirenti della questura stanno esaminando in queste ore tutti i filmati disponibili per ricostruire e identificare i responsabili di quanto accaduto. Due bandi di giovani verso le 4.30 si sono affrontati in via del commercio nei pressi della fiera. Calci, pugni e sprangate hanno visto come protagonisti un gruppo di ragazzi per lo più di origini magrebine e una compagnia di giovani statunitensi.
La via che di giorno vede svolgersi un'intensa attività lavorativa, di notte invece, soprattutto nei weekend, si trasforma. Numerosi locali che chiudono a tarda ora e che attirano frotte di avventori, molti dei quali annebbiati dai fumi di alcol e droga. Da qualche banale discussione a fronteggiarsi a mani nude il passo è breve. Nonostante l'allarme lanciato subito, in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia intervenute in massa, la zuffa era già scoppiata e la situazione poteva peggiorare, come testimoniano queste immagini, girate da un testimone e finite nelle chat dei social più diffusi. Nel fuggi-fuggi generale, all'arrivo degli agenti, non ha impedito ai poliziotti di recuperare le testimonianze e cercare di identificarne i responsabili. Un passaggio al pronto soccorso si è reso necessario per verificare chi potesse riportare ferite compatibili con una rissa. Vista la gravità dei fatti e il numero delle persone coinvolte, il questore deciderà nelle prossime ore quali saranno i provvedimenti necessari da adottare. Ancora nel Vicentino, al mercato rionale di Schio, i finanzieri hanno sequestrato articoli di bigiotteria del valore di qualche migliaia di euro. Vediamo. Schio. 1.300 prodotti di bigiotteria del valore di oltre 4.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in occasione dei controlli del mercato infrasettimanale in centro cittadino. Anelli, orecchini, piercing, collane e bracciali erano stati posti in vendita privi delle informazioni minime che identificassero le caratteristiche qualitative del materiale con cui erano stati realizzati. Metalli e materiali potenzialmente nocivi per la salute umana, tra cui il nickel, al cui contatto diventa responsabile di possibili reazioni allergiche. L'operazione è scattata successivamente all'esito degli accertamenti condotti attraverso il ricorso delle banche dati e i dati acquisiti tramite i sopralluoghi mirati su segnalazione dei consumatori. Al titolare dello stand della merce sequestrata è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.032 euro. Imprenditoria femminile. Nel 2022, secondo i dati della Marca Siamo nel Trevigiano, le imprese femminili crescono rispetto agli anni precedenti, soprattutto nel settore delle costruzioni. Vediamo. Passo dopo passo non si ferma la marcia dell'imprenditoria femminile trevigiana. A dirlo i dati del 2022 che vedono crescere il settore di 157 aziende in più rispetto all'anno precedente, aggiornando il dato complessivo a quasi 16.200 sedi nella Marca. Una marcia rosa sempre più affollata, la cui strada per il 2023 è tracciata dal nuovo piano delle attività approvato dalla Giunta Camerale lo scorso dicembre, piano che prevede uno stanziamento massimo pari a 50.000 euro. Un piano corposo perché non dimentichiamo che l'imprenditoria vale un quinto del sistema economico trevigiano, il numero è anche bellunese, per cui un'attenzione particolare al settore dell'imprenditoria femminile adatta da una progettualità che veda la formazione, l'analisi, cioè tutti i temi che servono a far crescere l'imprenditoria femminile. Imprese femminili che fanno bene anche al termometro dell'occupazione. Nella Marca, infatti, gli addetti salgono a più di 42.300, una geografia imprenditoriale che vede crescere i servizi alle imprese e alle persone, oltre che il comparto del commercio. Ma non solo, nel 2022 a crescere anche il settore delle costruzioni. Sappiamo che il mondo delle costruzioni ha avuto un fortissimo incremento legato anche agli aspetti del superbonus 110%. Effettivamente vediamo e notiamo anche la componente straniera dell'imprenditoria femminile che va a pesare nel settore delle costruzioni per un 30%. E se i dati trevigiani disegnano un trend in crescita, la provincia bellunese invece registra una lieve flessione, con 6 aziende in meno rispetto al 2021. Belluno è aggravato, diciamo, dallo spopolamento, dalla denatalità che pesano sul numero, no, delle imprese, anzi portano a una diminuzione della presenza di imprese femminili sul territorio. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio nella Marca Trevigiana e vi presento le prossime ospiti che sono collegate con noi. Sono Annarita Picci dell'Associazione Culturale Respiro e Maria Grazia Tonon, sempre l'Associazione Culturale Respiro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, siete collegate in due, ovviamente faremo una chiacchierata un po', ma vorrei partiamo con te, Annarita. Allora, intanto vi anticipo che Annarita e Maria Grazia sono due volontarie, l'Associazione Culturale Casa Respiro fa diverse cose, ha diverse attività, ma sostanzialmente da diverso tempo, 10 anni se non sbaglio, tra pochissimo sarà il vostro compleanno, si sta battendo per favorire
la creazione di spazi ma anche di attività che possano aiutare le persone affette da disagio mentale e le persone che si trovano per vari motivi in difficoltà. Di queste difficoltà proveremo a parlare insieme. Allora, Anna Rita, partiamo da te. Io vorrei raccontare della vostra raccolta fondi, questo crowdfunding che voi avete attivato ed è, diciamo, alle battute finali, siamo all'ultima settimana. Perché è nata l'idea di questa raccolta fondi e qual è il vostro obiettivo? Allora, l'idea nasce perché abbiamo partecipato ad un bando, vinto un bando tramite il CSV Belluno e Treviso, e attraverso questo bando sono state finanziate diverse attività. Una di queste attività è stato un corso di formazione di crowdfunding e fundraising. Alla fine di questo corso volevamo concretizzare quanto avevamo imparato durante il corso e ci siamo interrogati su quali fossero i bisogni più impellenti sul territorio. Ce ne sono tanti, ma chi ha partecipato con noi in questa coprogettazione ha fatto presente un problema, che era quello della difficoltà per i padri separati di trovare un alloggio. E un alloggio non soltanto dove potersi trasferire, dove vivere definitivamente, ma anche un alloggio dove poter accogliere per un weekend, per brevi periodi, i propri figli. E quindi è nata l'esigenza di lanciare questo crowdfunding per raccogliere fondi che dovrebbero permettere di ultimare un mini appartamento che si trova qui nello spazio di Casa Respiro e che possa appunto essere poi utilizzato a questo scopo. Allora, noi abbiamo anche una specie di video che è stato realizzato per lanciare questo crowdfunding. Vorrei farvelo vedere in modo che si possa... Eccolo qua. Allora, queste sono le immagini, lo commentiamo insieme. Sono le immagini della vostra struttura. Maria Grazia, lo commentiamo insieme. Sì, questo video che è appunto nella home page del nostro sito www.casarespiro.it è stato realizzato da due nostri amici registi che sono Chiara Andric e Andrea Mura, e un po' ci hanno aiutato un po' a raccontare la storia di Casa Respiro, un po' da cosa ci ha mosso all'inizio, che tipo di l'analisi, le riflessioni che ha mosso un gruppo di 20 amici a fondare un'associazione 10 anni fa esatti, e per un po' per rispondere ad alcuni bisogni rispetto alla salute mentale che noi abbiamo raccolto nel nostro territorio. Sono bisogni che fanno fatica ad emergere, che hanno bisogno di molto ascolto per emergere, e un po' noi in questi anni abbiamo, nonostante appunto nessuno di noi sia preparato professionalmente per questo, però abbiamo un po' sviluppato un po' di capacità di ascolto, perché poi alla fine ci siamo detti chi ha una malattia ha a che fare con i medici, ma anche una vita, delle relazioni sociali, e allo stesso modo anche chi ha una patologia di tipo psichico ha bisogno non solo dei medici, non può tutta la vita avere a che fare solo con medici e con operatori, ha bisogno anche di relazioni umane semplici, quelle fondamentali. Ed è in questo spazio che si pone un po' l'attività, insomma, di Casa Respiro. Ecco. Ecco, infatti vi abbiamo fatto vedere le immagini, poi ricordaci la pagina dove si potrà andare a visionare questo video, quindi ascoltando anche l'audio. www.casarespiro.it, che è anche un po' lo stesso nome della nostra pagina Facebook, dove appunto si vedono un po' le attività che organizziamo. Ecco, le attività che voi organizzate come volontari, ci tengo a ricordarlo, sono tutte attività che servono in qualche modo a favorire la partecipazione, perché appunto tu ci dicevi che chi magari ha dei bisogni in difficoltà, sono dei bisogni che vengono in qualche modo soddisfatti da dei servizi sanitari, ma poi ce ne sono altri di bisogni, che sono i bisogni del cuore. Voi avete organizzato tante attività, addirittura se non sbaglio c'è della danza, c'è del teatro. Quanto bisogno hanno queste persone di potersi ritrovare come comunità?
è molto più di quello che pensiamo, è anche molto più, è una cosa anche che ci sorprende sempre, quello che quando le persone arrivano poi si sentono che è uno spazio dove possono anche dire sono fragile, ho bisogno di aiuto. Questa è una cosa che non succede spesso fuori di questi spazi. Poi noi dall'inizio abbiamo molto puntato sulle attività culturali, perché appunto dentro la parola cultura c'è la parola cura, e per noi è una parte fondamentale sia della cura sociale di questo tipo di difficoltà, sia anche proprio per il tema dell'inclusione. Molto spesso la depressione o comunque l'isolamento fa in modo che le persone non partecipino ad eventi culturali, e questo non aiuta anche la socializzazione e l'inclusione. Le nostre attività sono sempre aperte a tutti, basate appunto sulla responsabilità, la corresponsabilità di chi partecipa, perché teniamo profondamente a questo aspetto dell'inclusione, perché nessuno si senta lasciato fuori o lasciato indietro. Senti Annarita, 10 anni di attività, in questi 10 anni ti sembra che il disagio sia cambiato, anche le modalità magari di chiedere aiuto siano cambiate? Beh, allora, sicuramente, diciamo come post pandemia, il disagio è sicuramente aumentato, lo abbiamo visto tutti, lo abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle. Per quanto riguarda Casa Respiro, ci siamo resi conto di un aumento di richiesta di aiuto, e tante famiglie, purtroppo anche l'età media si è abbassata moltissimo, e questa cosa l'abbiamo riscontrata nel quotidiano, nelle telefonate che riceviamo, che si sono triplicate, nelle persone che vengono qui a conoscere il nostro spazio e che ci chiedono di poter trascorrere con noi anche soltanto del tempo. Casa Respiro è una co-housing, noi accogliamo in modalità residenziale un piccolo gruppo di giovani uomini che è nell'ordine di 4-5 persone al massimo. Però durante il giorno noi accogliamo numerosissime persone, e appunto, come dicevo, molti sono anche molto più giovani di quanti erano, di come erano 10 anni fa. In questo noi vediamo una grande differenza, però sicuramente c'è è più facile la richiesta di aiuto. Mi sembra che le persone stiano imparando a venire un po' di più allo scoperto. Questo quindi magari fa emergere un numero maggiore di richiesta, che prima era un po' più sommerso, più silente. La separazione, voi accogliete uomini, la separazione davvero può devastare la vita di un essere umano. In questo caso voi ascoltate uomini. Allora, l'accoglienza nella casa riguarda gli uomini che vivono appunto un momento di difficoltà o di disagio. Per quanto riguarda invece la separazione, quindi riferimento che stai facendo al crowdfunding, sì, e la separazione, quindi un divorzio, una separazione, abbiamo pensato di rivolgerci agli uomini perché sono quelli che hanno un po' più difficoltà, quelli che di solito lasciano la casa. E per quello che in questa circostanza abbiamo pensato agli uomini, anche se la separazione è dolorosissima, certo, da tutte le parti, chiaramente. E la scelta di riservare questo spazio agli uomini separati nasce proprio da aver conosciuto situazioni di uomini che venivano a chiederci aiuto, che dormono in macchina, che ci chiedono di fermarsi magari nello spazio del parcheggio perché non sanno dove andare. Abbiamo conosciuto storie di papà che incontrano i propri figli nei centri commerciali perché non sanno dove incontrarli durante il fine settimana. E quindi per quello ci rivolgiamo agli uomini, solo esclusivamente per quanto riguarda la questione del crowdfunding, quindi dell'alloggio che vogliamo ultimare, che verrà rivolto a loro. Poi è chiaro che l'alloggio nasce per soddisfare le esigenze, quelle che possono succedere più estreme, se dovesse succedere
ci è successo ancora, insomma, anche di avere avuto richieste di accoglienza di donne che si sono ritrovate fuori in strada senza un tetto sulla testa. Quindi, diciamo, tutte quelle situazioni di emergenza cercheremo di poterli accogliere. In questo caso però il crowdfunding si rivolge proprio alla realizzazione di questo spazio per i padri separati. Sono persone per le quali difficilmente si riesce a trovare un aiuto da parte dei servizi sociali. Cioè, dov'è la falla, secondo lei, del sistema per cui bisogna andare a bussare alle porte delle persone civili, volontari come voi, per poter avere una prospettiva di vita più dignitosa? Ma allora, io penso che ci sia un intervento da parte un po' di tutti. In questo caso, durante il nostro corso di formazione, durante la coprogettazione, è stata Casa San Cassiano a sollevare questo problema, perché Casa San Cassiano, qui a Quinto di Treviso, lavora proprio sullo spazio ascolto dedicato, rivolto alle famiglie, e in particolare si rivolge proprio a queste situazioni di difficoltà di famiglie che si stanno separando o che hanno difficoltà, certo, con i minori, con i figli. E sicuramente da parte loro c'è una grandissima disponibilità e un grande supporto. La falla sta che forse le domande sono numerosissime, non si riesce a rispondere a tutti, sta nel fatto che qualcuno non ha il coraggio di chiedere, e anche questo è purtroppo limita. Anche probabilmente questo tipo di problema insomma, di situazione di padri separati è considerata una delle nuove povertà, e quindi probabilmente anche i servizi ancora non si sono attrezzati, ecco, per queste situazioni. È chiaro che comunque il fenomeno del disagio mentale è molto più esteso di quello proprio a diversi livelli, di, certo, non solo di patologie conclamate, ma anche di pre-patologie, di certo, situazioni di depressione, predepressione, è molto più esteso di quello che si possa pensare, tanto che veramente noi a volte sentiamo la fatica e il peso di non poter rispondere a tutte le persone che ci chiedono aiuto. In realtà poi anche, appunto, è un tipo di difficoltà che è difficile dire, ma anche difficile vedere. E, appunto, quello un po' che cerchiamo di fare è anche quello di allenarci tutte ad uno sguardo più sensibile anche verso questo tipo di problemi, proprio per non arrivare dopo, quando magari succedono, appunto, certo, eventi tragici, a dire come ho fatto a non vedere, accorgermi, a non accorgermi che c'era, di quanto male, che sì, c'era il disagio. Ragazze, davvero non posso fare altro che ringraziarvi. Anna Rita Picci, Maria Grazia Tonon, l'associazione culturale si chiama Respiro, andate a vedervi il sito, c'è questo crowdfunding, un impegno preso, una goccia nel mare, ma che può fare tanto. Quindi davvero grazie a tutte le persone e ai volontari che oggi voi con la vostra presenza avete rappresentato. Davvero buon lavoro ragazze, in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie. Arrivederci. Anna Rita Picci, Maria Grazia Tonon, associazione culturale Respiro, un obiettivo importante per, appunto, dare un aiuto in una situazione, quella del disagio, e quella che tanti padri che hanno visto rompersi, distruggersi la loro famiglia e quindi sono davvero in difficoltà. Queste persone possono essere aiutate e lo si può fare anche attraverso l'associazione culturale Respiro. Siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi la pubblicità e poi qui con me quattro sindaci, quattro primi cittadini per parlare dei tanti problemi che affliggono le amministrazioni comunali, commentare ancora una volta l'arresto di Matteo Messina Denaro, la riforma della giustizia, che cosa cambia anche per i comuni. Ma adesso le previsioni del tempo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo.
Una serie di intense perturbazioni portano sull'Italia una fase decisamente fredda, con venti forti, pioggia e neve fino a bassa quota. Il dettaglio di martedì 17 gennaio. Sul Veneto avremo parziali schiarite fino al primo mattino, poi nuvolosità in aumento, con cielo coperto e precipitazioni diffuse, specie nel corso del pomeriggio. Limite delle nevicate intorno ai 400 metri sulle Prealpi fino a fondovalle sulle Dolomiti. Non escluso qualche fiocco anche a quote collinari. Permane il pericolo valanghe in montagna. Venti in pianura moderati da nord-est, temperature in calo, minime tra meno 2 e 4 gradi, massime invece tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo coperto, a seguire piogge moderate o localmente abbondanti. Quota neve a circa 400-500 metri. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui precipitazioni diffuse con nevicate possibili anche a quote molto basse. Temperature minime sotto lo zero, massime intorno ai 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione, sono le 13:40 e siamo partiti con le immagini dell'arresto del boss, il padrino Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza, e da questo non possiamo non partire nella nostra chiacchierata con i primi cittadini del territorio che vi presento immediatamente. Qui con me c'è Paolo Galeano, sindaco di Preganziolo. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie. Buongiorno. Per averci raggiunto, stiamo attendendo Fabio Marin, San Zenone degli Ezzelini. In collegamento abbiamo Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E poi siamo con Franco Bonesso, sindaco di Trevignano. Buongiorno. Buongiorno. Allora io partirei, chiamata attiva, sì ci siamo sindaco, allora io partirei subito da lei Paolo Galeano, perché è coordinatore regionale di avviso pubblico per il Veneto, i sindaci in rete contro le mafie. Questo arresto è vero, arriva dopo 30 anni di latitanza, ma che cosa significa, qual è il messaggio che arriva per chi da sempre lotta contro le mafie, mafie che non sono solo al sud ma sono arrivate al nord, e questo ormai lo stiamo dicendo in tutte le salse, lo dicono i prefetti, lo dicono le forze dell'ordine. Certo, sì, non si parla più di infiltrazioni ma di radicamento ormai diffuso e forte anche nella nostra regione qui al nord. Sono dei segnali molto importanti sia a livello simbolico che ovviamente poi anche di fatto, per dare davvero il testimonianza della lotta che contro questi fenomeni importanti e davvero incisivi nelle nostre comunità viene fatta da parte dello Stato, da parte del pubblico. Il raggiungimento di questi risultati, il 15 gennaio era il trentennale della cattura invece di Riina, se, ripeto, sono davvero dei segnali molto, molto importanti per chi poi si batte sui territori, per le persone che si spendono, per coloro che hanno avuto delle vittime di mafia, innocenti, e quindi davvero una boccata di ossigeno per tutti coloro che credono nella legalità e nella lotta alla mafia. Che strumenti abbiamo oggi noi, sindaco, qui sul territorio per intercettare, per identificare dove la mafia sta mettendo le mani? Beh, perché noi abbiamo tante opere pubbliche, poi c'è tutto il business dei rifiuti, ci sono indagini, abbiamo delle forze dell'ordine che lavorano in maniera davvero magistrale, ma che strumenti abbiamo noi, avete voi come primi cittadini ad esempio? Certo, a seconda dei ruoli cambiano gli strumenti e cambiano i doveri con cui appunto preparare questi strumenti. Ovviamente noi come comuni e in avviso pubblico in particolare stiamo cercando di costruire una rete. La mafia fa della rete la sua
sua forza. Noi non possiamo pensare che senza una rete che contrasti, senza un'antimafia sociale, ci possa essere davvero un alter ego forte a questo tipo di realtà. Quindi prima cosa la rete, secondo la cultura. Far conoscere anche il nuovo vestito con cui questi fenomeni si presentano all'interno delle nostre comunità, quindi la formazione nei confronti dei cittadini, degli operatori commerciali, dei professionisti, sono cose e aspetti fondamentali, e poi l'impegno, il concreto impegno appunto su questi fronti per far sì che da tante gocce si componga poi un mare sempre più forte che costituisca appunto l'antimafia sociale. Dopo, come dice, ho avuto la fortuna di sentire più volte il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, lui dice: guardate che però senza le risorse non andiamo da nessuna parte, nel senso che i comuni, la società civile lavorano per il per, la cultura, la formazione. Chi lavora contro deve avere gli strumenti in termini di risorse umane, in termini di risorse di mezzi e di strumenti per appunto contrastarli, perché altrimenti non bastano i convegni certo poi per arrivare agli obiettivi che abbiamo visto in questi giorni. Mauro Armelao, sono da lei su questo tema, chiedo anche a lei ovviamente un commento in qualità di amministratore comunale, ma non solo, insomma, a questo arresto e a quello che ha appena detto Paolo Galeano, no? C'è bisogno comunque di risorse per far funzionare una macchina della legalità. Purtroppo sì, io chiedo, ma mi vedete un po' scoccato, perché non so se ha problemi la mia in ufficio. Abbiamo un collegamento non buono, chiedo alla regia, Mauro Armelao, io le chiedo di sganciarsi e provare a ricollegarsi perché non siamo riusciti a sentirla e l'immagine si è bloccata. Ci sente? Sì, no, io mi sento, chiedevo se l'immagine è nitida, perché io mi vedo un po' scoccato. Non è nitida. Non vorrei che avesse problemi la mia webcam. Non è nitida purtroppo, sì, non la vediamo bene. Allora mi collego dal telefonino. Allora. Va bene, allora ci vediamo tra pochi. Riprendo subito. Ci vediamo tra pochi minuti. Franco Bonesso, sono da lei evidentemente con questa domanda. Un commento alla notizia di ieri e la necessità di poter avere fondi ovviamente per mantenere la legalità. Qual è il ruolo di un primo cittadino? Allora, intanto mi unisco al plauso per il grande successo, anche se è avvenuto dopo tanto tempo, per l'arresto di questo boss. Fra l'altro a Trevignano abbiamo intitolato l'Istituto Comprensivo proprio a Falcone e Borsellino, quindi ci sentiamo anche un po' collegati rispetto a questa situazione. Credo che cosa possiamo fare è instaurare una cultura della legalità, quindi a partire dalle giovani generazioni, proprio era stato questo il segnale che avevamo voluto dare ancora una decina d'anni fa intitolando l'Istituto Comprensivo, per far capire che questi fenomeni non sono solo fenomeni lontani che avvengono distanti da noi, ma che l'Italia è una, e su questo bisogna un po' insistere, perché non siamo immuni da un certo tipo di cultura. Quindi la cultura la si combatte solo con la formazione delle giovani generazioni, ma anche di tutta la popolazione, che vuol dire quando si è a conoscenza di qualcosa bisogna dirlo, non pensare solo che voltandosi dall'altra parte e facendoci gli affari propri le cose poi vanno a buon fine, perché soprattutto quando si parla di sicurezza l'atteggiamento delle persone è un po' cambiato, mi sposto leggermente rispetto anche al fenomeno dei furti. Tante volte il vicino di casa non sta attento a cosa succede, oppure non si sente un po' in dovere di dare un'occhiata a quello che gli succede e segnalare prontamente alle forze dell'ordine. Poi magari lo scrive su Facebook, dove non viene letto da chi queste cose le deve poi controllare. Quindi credo che la cosa importante è quella di stare un po' attenti a quello che ci succede intorno e non aver paura a contattare le forze dell'ordine e i carabinieri, che sono lì per questo,
per darci tutto il supporto di cui abbiamo bisogno. Poi i comuni è chiaro che mettono in gioco con le opere pubbliche tanti soldi, ma su questo io credo che gli strumenti che oggi ci sono, fra l'anticorruzione, l'ANAC, eccetera, siano i protocolli di legalità che si sono poi succeduti nel tempo, siano validi strumenti per contrastare quelle che potrebbero essere le infiltrazioni. Basta che non diventino solo un accumularsi di carte, ma oggettivamente stare attenti con gli interlocutori che si hanno. Ecco, lei ha anticipato un po' la mia prossima domanda. A questo punto la giro ad Armelao, che vedo essersi già ricollegato. È stato bravissimo. Mauro, ci sente? Sì, mi sento. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bravissimo. Adesso la vediamo... La vediamo molto bene. Allora, il suo collega Bonesso parlava di strumenti che noi abbiamo, visto che voi come primi cittadini approvate diverse opere pubbliche, gestite opere per migliaia di euro e ovviamente anche appalti. Come si fa? Cioè, gli strumenti che abbiamo, con le normative che ci sono, secondo lei sono sufficienti per evitare le infiltrazioni delle mafie nel nostro territorio? Guardi, allora, intanto ovviamente scusatemi dell'inconveniente, ma intanto saluto tutti, vi ringrazio dell'invito. Io comunque di professione faccio il poliziotto, adesso sono in aspettativa, quindi capite bene che ho 30 anni di polizia di Stato alle spalle e vi dirò di più che uno dei primi metodi che sono ad attuare è la rotazione delle imprese, delle ditte che effettuano dei lavori. E chiaramente come politico, ma da sindaco, quando incontro anche gli imprenditori, dico sempre di parlare, di non rimanere mai in silenzio se c'è qualcuno che li avvicina per proporre anche ovviamente dei prestiti, perché sappiamo benissimo che il periodo non è semplice. Tante imprese sono anche andate in difficoltà causa Covid, causa anche aumenti di costi. E ripeto, io dico sempre parlate anche con il sindaco, segnalate e abbiate fiducia nelle forze di polizia. Io ho chiesto proprio agli uffici tecnici anche le rotazioni del personale che effettuano ovviamente i lavori pubblici per il nostro comune e quindi, ripeto, queste sarebbero, cioè, o meglio, è una delle armi ovviamente importanti da attuare secondo me. Anche perché, ripeto, i soldi sono tanti, anche quando si vincono magari di finanziamenti legati al PNRR, è chiaro che i milioni di euro sono tanti da gestire e quindi il fatto di poter dare degli appalti... Sindaco, mi perdoni, ha la televisione accesa? No, io no, ho solo il telefonino acceso. Solo il telefonino, perché sentiamo un rientro di audio e pensavamo fosse la sua voce... No, io ho solo il telefonino mio acceso di fronte a me. Va bene. No, ma allora il fatto che lei sia poliziotto ovviamente lo sappiamo ed è importante la sua presenza oggi in questo contesto proprio perché di infiltrazioni mafiose si parla anche e soprattutto al nord, no? La mafia è cambiata, ha mutato pelle, non c'è più questa azione di terrorismo, di contrapposizione con lo Stato, ma c'è questa azione di infiltrazione all'interno delle attività economiche del territorio. Per questo cercavamo di capire se gli strumenti che hanno a disposizione i sindaci quando convocano una gara d'appalto sono sufficienti per potersi proteggere da questo tipo di infiltrazioni. Lei ci sta dicendo in qualche modo di sì? Sì, beh, secondo me sì, però ripeto, quando si deve combattere la mafia la dobbiamo combattere tutti assieme, quindi sindaci, istituzioni, politica, imprenditori. Gli imprenditori, ripeto, non devono aver paura di parlare, ecco, questo io dico, e devono avere sicuramente fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura. Ecco, io nei vari incontri che ho fatto, sia in campagna elettorale, ma adesso tanto più che sono sindaco, dico sempre di non aver mai paura di parlare, perché purtroppo una delle armi che utilizza la mafia è quella della solitudine, no, magari qualche imprenditore che è solo, che è in difficoltà, loro arrivano promettendo chiaramente aiuti e poi ne consegue tutta una serie di conseguenze. Ecco, comunque il fatto della rotazione, anche le consulenze che vengono date devono essere chiaramente passate al setaccio e deve esserci anche lì un principio di rotazione. Ecco, e quindi io sto attuando intanto questa arma. Poi mi vedo anche spesso con la Guardia di Finanza, non le nascondo questo, perché quando ho
dei segnali, chiaramente non ho segnali preoccupanti al momento su pioggia, ma mi rapporto con la finanza spesso, perché quando magari vengono anche delle persone ad incontrare il sindaco chiedendo delle informazioni per delle cose che vogliono fare, io ovviamente passo sempre le notizie alla Guardia di Finanza affinché possa effettuare comunque anche delle verifiche. Quindi l'importanza sostanzialmente della rete, no? È un po' quello di cui parlavi tu, Paolo Galeano. Intanto do il benvenuto a Fabio Marina, sindaco di San Zenone, grazie per averci raggiunto. E vorrei collegarmi con te, Fabio, perché di recente tu hai denunciato diverse situazioni di illegalità nella zona della Pedemontana, diversi furti ci sono stati, come per altro in parallelo ci sono stati anche nel comune di Farra di Soligo, non so se ricorderete, tra la notte di Capodanno e la notte dell'Epifania, oltre 10 le case svaligiate. Una situazione molto particolare, con le forze dell'ordine che nei comuni piccoli insomma sono quello che sono. Si sta muovendo qualcosa, che anche qui, che potere avete voi sindaci? Allora, i cittadini vorrebbero che i sindaci oggi fossero sceriffi, perché è questo che ci chiedono. Nel momento in cui purtroppo appunto ci sono dei furti, ci sono i ladri che intervengono nelle case, i cittadini ci chiedono maggiore sicurezza, ci chiedono di poter intervenire. È logico che noi sindaci siamo un po' limitati in questo, ma dobbiamo fortemente collaborare con le forze dell'ordine e in questo caso nel nostro territorio, perché abbiamo avuto in questo periodo, stiamo avendo purtroppo una forte pressione, specie in alcune vie, di evidentemente bande organizzate che purtroppo però ancora non sono state individuate e prese. Però i carabinieri sono nel territorio. Io ogni giorno, quotidianamente, mi sento con il comandante della nostra stazione di carabinieri per capire se ci sono novità, per dare anche delle segnalazioni che gli stessi cittadini ci portano. Poi sono anche gli stessi cittadini in questo periodo che si sono organizzati tra di loro, ad esempio attraverso una chat hanno fatto le vie più, quelle che sono più pressate purtroppo, hanno fatto una chat dove si scambiano delle idee, si scambiano le immagini, se ci sono delle segnalazioni da fare le segnalano, e quello che raccomando io però è ok le segnalazioni, ok essere presenti nel territorio, sorvegliare il proprio territorio, ma mai intervenire in prima persona, chiamare sempre il 112. Che è un po' quello anche che diceva Bonesso prima, lo diceva tante volte, si scrive dei furti online sui gruppi Facebook, ma poi insomma non si... no, è questo che diceva prima, sindaco. Deve attivare il microfono, aspetti, non la sentiamo. Sì, no, sì. Stavo dicendo, scusate, è un vizio che ormai si sta dipanando su tante altre forme di comunicazione. Le persone troppo spesso pensano che scrivendo le cose su Facebook poi vengano risolte, oppure invece diventa solo uno sfogatoio, perché non è il mezzo col quale né Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp non è il mezzo col quale ci si rapporta con le forze dell'ordine o con le amministrazioni. Quindi si mette solo in piazza un certo malcontento, ma senza poi riuscire a raggiungere l'obiettivo finale. Quello che dicevo io è più importante invece che si coltivino le relazioni umane come si faceva una volta, e che quindi se uno vede qualcosa dal vicino gli conviene fargli una telefonata oppure suonare il campanello, ma stai attento. Ho sentito un rumore. Penso che solo con le relazioni umane autentiche si risolvono il problema, e chiamando chi è deputato poi a farci restare sicuro. Marina, torno da lei. Prima si parlava degli strumenti che possono avere i primi cittadini per evitare le infiltrazioni mafiose, ad esempio nelle gare d'appalto, no? Magari per le opere pubbliche che mettete in campo voi. Sì. Tra l'altro nei comuni più piccoli quello che noi dobbiamo fare anche come sindaci è la rete che si parlava prima, ma anche specialmente con i nostri dirigenti, perché sappiamo che poi sono loro che attuano le gare. Poi noi, essendo appunto comune di 7.300 abitanti, nel momento in cui
l'importo dell'opera supera una tot cifra, dobbiamo rivolgerci alla stazione appaltante, per cui andiamo attraverso la provincia e lì c'è tutto il sistema della provincia che viene a tutelarci. Logico che tante volte magari le tempistiche sono un attimo più lunghe, ma sono tempistiche fatte anche per effettuare quei controlli opportuni che servono fare, insomma. Paolo Galeano, fa specie, no? Perché qui parliamo di varie emergenze, no? Che i primi cittadini devono affrontare, la sicurezza, poi la capacità di fare rete anche con le forze dell'ordine per tenere sotto controllo il territorio. Poi però leggiamo della notizia che sono diversi comuni che non si possono permettere un segretario comunale. Non so se lei ha letto, ma nel Padovano ce ne sono decine. Com'è possibile che una macchina organizzativa che dovrebbe essere, per quanto piccola, perfetta, possa andare avanti senza un segretario? Sì, diciamo che perfetto non è esattamente il termine che descrive la situazione dei comuni, ecco, da molti anni, non solo adesso. C'è il problema dei segretari, ma qui oltre che per questioni di spesa, dove i comuni invece troverebbero una soluzione, insomma, per coprire il costo di quel personale, è più un mix fra quelle che sono le posizioni attualmente attive e la compatibilità con alcune norme che prevedono che i segretari debbano svolgere prima l'incarico in comuni di determinate dimensioni e poi man mano sviluppare, insomma, la loro professionalità su comuni di dimensioni più grandi. C'è tutto un mix normativo che fa sì che in questo momento ci sia davvero una situazione di difficoltà. Dicevo, quella dei segretari è solo uno degli elementi, perché se noi pensiamo alla difficoltà che c'è, l'altro giorno c'era l'articolo sul giornale del comune di Silea che ha fatto il concorso, che è andato dove l'esito è stato negativo perché non c'è stata nessuna persona idonea. Ci sono tanti enti che si trovano in difficoltà a sostituire o a rimpiazzare le risorse che dovrebbero comporre il loro organico, la loro dotazione organica. E qui fra le procedure che comunque sono lunghe e farraginose, i tetti di spesa che ci sono, le difficoltà, oggi il ruolo probabilmente pubblico all'interno di un'amministrazione è meno appetibile di quanto lo poteva essere qualche anno fa, davvero un mix di fattori che sta facendo sì che le macchine comunali si trovino davvero in difficoltà nel dare risposta ai bisogni dei loro territori. Su questo tema vorrei andare da Bonesso, perché insomma lei è un sindaco di grande esperienza e l'ultima volta in un collegamento lei ci aveva confidato, insomma, non è che tutti oggi vogliono candidarsi a fare il primo cittadino, anche un po' per i motivi che ci stava raccontando Paolo Galeano, no? No, oggi sicuramente è più complicato di un tempo fare il sindaco, ma è più complicato per tanti motivi, per il maggiore carico di responsabilità che ci viene affidato, per non essere stati fino a questo momento sufficientemente tutelati rispetto a possibili condanne per fatti che non dipendono sostanzialmente dal tuo agire o dal non aver agire. Le cose che possono succederti in un comune sono tantissime e non puoi essere responsabile di tutto. Adesso c'è stato un forte intervento dell'ANCI di pressione sul governo precedente e anche su questo attuale. Dovrebbe esserci una revisione del reato di abuso d'ufficio o di omissione d'atti d'ufficio per fare in modo che gli amministratori locali siano più tutelati. Dopo c'è anche da dire che rispetto alla grande stagione in cui negli anni 90 l'elezione diretta del sindaco ha dato un'apertura, c'è stato il periodo dei sindaci, il periodo in cui si vedeva nel sindaco l'elemento territoriale di governo, quell'uomo che poteva avere la capacità di risolvere i problemi. Con l'andare del tempo tutte le difficoltà in parte già accennate dai colleghi in questi interventi hanno un po' depotenziato anche il ruolo dal punto di vista di percezione operativo da parte dell'elettorato e del cittadino e quindi insomma non vedo queste tante vocazioni a fare l'amministratore locale, soprattutto nei piccoli comuni dove è più lo sforzo che la soddisfazione. A volte uno dice, ma comunque insomma noi andiamo sempre comunque avanti. Volevo poi anche fare un ragionamento rispetto ai segretari comunali. I segretari comunali è una
il segretario comunale è una figura fondamentale per come è strutturato oggi l'ente, è chiaro che riforme che si sono accavallate e che non sono mai state compiute, a partire anche da quella dell'eliminazione delle province che poi non si sono eliminate, ma contestualmente era stata anche partita una riforma per eliminare la figura del segretario comunale, che non si è compiuta, però nel frattempo hanno chiuso le immissioni in ruolo di questa figura fondamentale, come dicevo prima. Ecco, una possibile soluzione è promuovere d'amblè i vice segretari e segretari, quindi nei piccoli comuni fa sì che questo possa avvenire, oppure promuovere segretari comunali dirigenti con la laurea adeguata e con sufficiente numero di anni di servizio che gli permette di avere la capacità di andare avanti. Credo che questa, un tipo di riforma di questo tipo non sia ineludibile, perché il tempo con la scuola superiore della pubblica amministrazione per formare un segretario nuovo non avremo mai i rincalzi sufficienti, e avviene quello che avviene in un altro settore e che ci mette tutti in difficoltà in questo periodo, che è la mancanza di medici e la mancanza di medici di base, no? In cui i nostri cittadini sono un po' costretti a fare molti chilometri, perché non tutti i posti che c'erano prima riescono a venire coperti. Armelao, sono da lei con questi temi. Allora, la mancanza dei segretari comunali, l'organico della macchina amministrativa, la mancanza di tutele per i primi cittadini. Lei, che ha la sua esperienza da poliziotto a sindaco, come la descrive? No, per fortuna Chioggia non ha, diciamo, questa problematica della mancanza del segretario comunale. Noi ce l'abbiamo e quindi funziona bene, però il problema è che ci sono pochi segretari diciamo comunali a fronte di tanti comuni che ci sono in Italia. So che anche i segretari comunali hanno anche 2-3 comuni addirittura. Ecco, quindi, ripeto, questa è dovuta chiaramente alla mancanza di segretari comunali a livello nazionale. Comunque è una figura importante che ti fa sì che ovviamente vengano rispettate le leggi, i regolamenti, anche a livello di adozioni di delibere in giunta del Consiglio Comunale, e quindi è rappresentante, diciamo, del governo, della legalità all'interno di un comune. Chioggia, per fortuna, ripeto, non abbiamo di questi problemi, però, ripeto, è una figura che dovrebbe essere rivista e anche e potenziata, appunto perché i comuni hanno difficoltà proprio nel reperire i segretari generali, insomma, i segretari comunali. Quella questione dei... Sì, no, prego, l'ho interrotta. Della collaborazione, che dobbiamo ritornare indietro, avere un buon rapporto tra cittadini, no? Tra vicinato. Ecco, è importante anche la collaborazione chiaramente di cittadini, perché se alle 8 di sera mi sentono dei rumori forti provenire da un appartamento e sanno che magari quella famiglia è via, è ovvio che non sono gli operai in casa che alle 8 di sera stanno facendo i lavori. Magari è qualcuno che con una mazza sta sfondando la cassaforte di quella famiglia. Chiamate, non fate gli eroi ovviamente, chiamate le forze di polizia e cercate di notare chiaramente targhe, non targhe, autovetture che magari sono ferme sotto la casa. Noi sul versante della sicurezza stiamo potenziando ovviamente il sistema di videosorveglianza anche con telecamere intelligenti che leggono chiaramente le targhe, e quindi è un sistema, diciamo, che il comune può adottare anche grazie a magari i finanziamenti regionali che ci sono o anche altri tipi di finanziamenti. Il potenziamento della videosorveglianza sul territorio è una delle forme di deterrenza migliori. Chiaro che poi sul territorio ci vogliono le risorse umane che magari mancano. Ecco, però, ripeto, già la videosorveglianza è un buon deterrente per qualcuno che è malintenzionato nel fare i furti nelle abitazioni. Perché noi nel nostro litorale siamo stati vittime di furti notturni negli alberghi che sono chiusi. Ah, vedi. E di risorse, tra l'altro, Fabio Marin, sono da te, più risorse le ha chieste ad esempio il sindaco di Soligo quando si è visto, insomma, arrivare questa carica di banditi che ha colpito proprio nelle notti clou, no? La notte di Capodanno, la notte dell'Epifania, ha chiesto i rinforzi. Ma quanto possiamo andare ancora avanti a chiedere una tantum dei rinforzi? Cioè, ad esempio, per far sentire sicuri i cittadini di San Zenone, quanti rinforzi servirebbero? E questa è la problematica, appunto, perché rinforzi ne servirebbero tanti, ma se parliamo ad esempio del mio comune,
E parliamo degli agenti di polizia locale. Io ne avevo due in organico e attualmente adesso ne ho uno perché uno si è licenziato, ha vinto un altro concorso e quindi ha cambiato sede. E quindi mi trovo i cittadini che mi chiedono: fai girare la polizia locale per le strade, per sorvegliare, però se ho un agente è anche difficile riuscire a coprire. E allora noi stiamo sempre lì a rincorrere, a cercare di assumere, ma anche per quanto riguarda gli agenti di polizia, nel momento in cui ci sono i concorsi, sono veramente risicati i numeri delle persone che partecipano e poi di quelli anche che riescono anche a passare i concorsi, e quindi la difficoltà lì è tanta. A Far di Soligo è riuscito ad ottenere dei rinforzi nel momento in cui appunto si è mosso, quando ha fatto la richiesta, e adesso stanno intervenendo. La stessa cosa è stata fatta fortunatamente anche nel nostro territorio, perché c'è stato un potenziamento di quella che è anche l'arma dei carabinieri che abbiamo ad Asolo, nel momento in cui è stata unificata Fonte ed Asolo. Le due caserme che c'erano sono state unificate tutte ad Asolo, e quindi lì c'è stato proprio un potenziamento. E da questo punto di vista ci sentiamo tra virgolette tranquilli, perché abbiamo comunque i carabinieri nel territorio e che lavorano per i nostri cittadini. È logico che però le risorse e il personale non basta mai per poter sorvegliare, anche da un punto di vista di videosorveglianza, appunto come è stato adesso detto. Noi abbiamo installato i varchi di accesso al paese, logicamente non in tutti gli accessi, perché le spese da affrontare sono davvero tante, e quello che ci chiedono appunto le forze dell'ordine è proprio questi sistemi di videosorveglianza, meno magari quelli della videosorveglianza che rende sì tranquillo il cittadino ma sorveglia magari solo la piazza. Invece la videosorveglianza, quella che è intelligente, che prende le targhe, si riesce quindi a controllare chi accede al nostro paese, è davvero importante, perché così si riesce davvero a tutelare e a controllare gli ingressi che ci sono. Quindi è un po' un futuro, però pensateci, c'è questa forma di contraddizione tra un comune che si deve, come dire, ammodernare dal punto di vista della sorveglianza, poi però c'ha un vigile e non riesce ad assumerne un altro, no? Cioè, se ci pensate, c'è una grande contraddizione, no? Anche Preganzeolo so che si è attivato con un sistema di videosorveglianza integrato molto importante. E dal punto di vista degli agenti, come siete messi? Beh, noi abbiamo fatto squadra con i comuni di Mogliano e di Casier. Abbiamo un corpo intercomunale attualmente composto da circa 30 unità. Quindi abbiamo fatto un'ottima operazione sotto la guida di un bravissimo comandante. E il percorso è in divenire, ma se in questi anni non avessimo fatto questa scelta, noi i servizi che siamo riusciti a mantenere, soprattutto in epoca Covid, quando decimati dai contagi, decimati da difficoltà e tutto, saremmo stati veramente senza servizi sul territorio, invece così siamo riusciti a tenere degli standard minimi. Adesso il percorso è in sviluppo e quindi penso che questa è già una, almeno nel nostro territorio, una risposta importante. Dopo c'è da dire che a livello generale, quindi investimento sulle forze dell'ordine, segretario, penso che una visione di paese che vuole fare dei passi avanti debba investire fortemente sull'apparato dello Stato, tout court, perché se lo Stato deve essere traino e punto di riferimento, deve essere un'eccellenza e non la zavorra di un sistema. E pertanto in questa visione, secondo me, bisogna andare e fare dei passi concreti di investimento e anche efficientamento. Non sto dicendo che bisogna sicuramente andare di più solo in termini di quantità, ma sicuramente quantità e qualità devono stare insieme. È d'accordo, poi... Ormelao? Ha sentito cosa ha detto il collega? Certo. Noi per quanto riguarda ovviamente la polizia locale, abbiamo quest'anno, cioè, o meglio nel 2022 abbiamo fatto delle assunzioni, chiaramente generalizzate un po' in tutto il comune. Abbiamo assunto 5 agenti di polizia locale e 2 ne assumeremo anche quest'anno con l'approvazione del bilancio. Con questi 7 agenti in più andremo anche a prevedere il terzo turno serale del periodo estivo, che ora manca completamente. Sapete benissimo che Chioggia è una città a vocazione turistica, quindi non è pensabile che i litorali di Sottomarina, Isola Verde, ma anche il centro storico di Chioggia siano sprovvisti di una pattuglia della polizia locale durante l'estate, nel periodo ovviamente clou, no, della stagione. Quindi noi abbiamo presso poco previsto da metà maggio a fine settembre. C'è bisogno della pattuglia della polizia locale che insieme a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, ovviamente nel caso di Chioggia, che è una città che ha quasi 50.000 abitanti, può concorrere a garantire la sicurezza sul territorio, anche perché in caso di incidente stradale può andare anche la pattuglia così della polizia locale, sgravando chiaramente dai rilievi dell'incidente stradale, polizia di Stato e l'arma dei carabinieri, che possono essere impiegati
ovviamente per furti, rapine e ruse qualcosa ovviamente di più complicato dal punto di vista dell'intervento. Allora, visto che per fare ogni cosa servono dei fondi, io adesso lancio la pubblicità, ma vi anticipo in qualche modo quella che sarà la domanda con cui riprenderemo la trasmissione, ovvero si è appena chiuso il 2022, si guarda al 2023. Siete riusciti a chiudere il bilancio? Che cosa avete dovuto lasciare indietro perché i fondi non c'erano a causa dei rincari e su che cosa punterete come prima grande opera per il 2023 nel vostro comune? Quindi ho già spoilerato la domanda, andiamo in pubblicità e poi di nuovo qui in prima edizione. Eccoci, prima edizione, gli ultimi 20 minuti insieme. Vi ricordo, questa sera torna Ring 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, focus sull'arresto del latitante Matteo Messina Denaro dopo 30 anni finalmente assicurato alla giustizia. Abbiamo parlato di questo all'inizio della nostra trasmissione, ecco qui in sovraimpressione c'è il sondaggio che vi proponiamo oggi, il cui esito appunto sveleremo nella puntata di Ring questa sera. Ci siamo lasciati con il tema legato al bilancio, no? I comuni fanno fatica, raschiano il fondo del barile per riuscire a garantire gli impegni con i loro cittadini e molti di questi impegni non è stato possibile garantirli a causa dei rincari. Partiamo da te, Paolo Galeano, Preganziol, rimpianto di questo 2022 e la situazione per il 2023. Sì, allora sono sindaco da quasi 9 anni, questo è l'anno in cui abbiamo fatto più difficoltà a chiudere il bilancio e l'abbiamo chiuso con un risultato parzialmente soddisfacente, nel senso che è stato bene arrivare comunque a chiuderlo, ma abbiamo dovuto lasciare indietro alcune partite importanti che speriamo con la gestione e la competenza durante questo 2023 riusciremo a ripristinare. Abbiamo avuto ovviamente come tutti i comuni il problema dell'aumento delle bollette, l'inflazione che pesa sui servizi perché l'Istat nei contratti, nidi, trasporti, assistenza domiciliare pesa per decine di migliaia di euro. Se tutto si somma, nel comune di Preganziola abbiamo avuto un buco, diciamo così, di 700.000 euro. 700.000 euro a cui abbiamo deciso di far fronte con 400.000 euro di tagli e 300.000 di risparmi energetici fra investimenti che stanno andando a regime, che quindi ci comporteranno minore spesa, consumi e spesa a livello energetico, illuminazione, scuole, efficientamento appunto degli edifici e poi, dicevo, tagli. Per esempio i contributi alle scuole materne paritarie che noi liquidiamo solitamente a dicembre pesano sul nostro bilancio per circa 140.000 euro. Abbiamo detto tecnicamente la possiamo sospendere questa spesa, speriamo nel corso del 2023 appunto di ripristinarla e arrivare in corso di anno verso la fine dell'anno potendola appunto reinserire. Lo stesso per le manutenzioni del verde, abbiamo garantito tutti gli sfalci fino a luglio o agosto e poi speriamo che con la gestione, speriamo anche che arrivino delle risposte dal governo centrale, poter ripristinare anche i servizi per gli standard ulteriori. Dopo 9 anni, appunto 8 bilanci che ho fatto con la mia giunta, per la prima volta abbiamo reinserito gli oneri di urbanizzazione a sostegno della parte corrente del bilancio, cosa che eravamo riusciti a evitare per anni, quindi una situazione di grande difficoltà. Venendo alle opere, invece nel 2023 sono vari i filoni. Abbiamo quelli dettati dal PNRR con le scadenze di quei bandi, quindi noi entro l'estate dovremo affidare 2 lavori per percorsi ciclabili di collegamento importanti nel nostro territorio, 660.000 euro l'importo complessivo di queste 2 opere. Scuole, soprattutto per l'efficientamento energetico, per massimizzare quei risparmi all'interno degli ambienti scolastici in termini appunto di consumi energetici e poi sicurezza e accoglienza degli alunni e del personale della scuola nelle scuole. E poi l'illuminazione pubblica, avremo una convenzione importante con Contarina che porterà alla riqualificazione e all'efficientamento di tutta l'illuminazione, quindi in questi primi mesi, questa prima parte dell'anno ci concentreremo su questo. Per la seconda abbiamo altri obiettivi che vedremo quale sarà il risultato del bilancio consuntivo e poi l'inseriremo. No, ecco, si punta sul risparmio energetico, da lì con una forma di riconversione energetica, poi avrei voluto anche parlare di comunità energetica ma non ne abbiamo il tempo, da qui si può risparmiare per far fronte ai tagli. Franco Bonesso, Trevignano, che cosa ha dovuto lasciare indietro per questo 2022? Com'è andato il bilancio? Allora, il bilancio è andato con le difficoltà che hanno avuto tutti i comuni, le cause sono già state dette molto bene da Paolo Galeano. Cosa abbiamo dovuto? Abbiamo dovuto
non utilizzare per investimenti una quota consistente dell'avanzo di amministrazione, perché quest'anno c'era consentito di metterlo a copertura di maggiori costi. Il bilancio di previsione non lo abbiamo ancora approvato, lo faremo a fine mese con tante cautele. Per fortuna abbiamo già cominciato a efficientare le scuole e l'illuminazione pubblica, quindi l'incidenza dell'aumento dell'energia elettrica non è stato così devastante. È stato importante, ma non devastante. In quest'anno ci stiamo concentrando sulla riqualificazione energetica e sismica di una nuova scuola, partiranno i lavori del plesso di Musano, stiamo finendo quelle di Falzè. L'illuminazione pubblica è quasi completata tutta, quindi con la sostituzione delle lampade a LED. Abbiamo intenzione di acquistare uno stabile dalla parrocchia di Trevignano per avviare un processo di rigenerazione urbana, sempre che il governo aumenti i fondi a disposizione per questo tipo di interventi che sono fondamentali per poter riqualificare i nostri centri. E stiamo partendo con la progettazione del palazzetto, una nuova palestra che è già finanziata con gli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. È interessante sentire, no, che tra i vostri due interventi sono emerse due parole, la parola equilibrio, la parola cautela, no? Stiamo parlando di amministratori che hanno alle spalle tanti, tanti anni di governo del proprio paese. Mauro Armelao, sono da lei, anche lei non ha potuto utilizzare i fondi per fare investimenti, che cosa ha dovuto lasciare indietro per questo 2022? Ma noi diciamo che a Chioggia andiamo in approvazione di bilancio il 23 gennaio, penso dopo tantissimi anni che solitamente i bilanci venivano approvati marzo, ad aprile, maggio e costringevano poi gli uffici a lavorare in dodicesimi e che ovviamente rallentavano tutte le operazioni sui lavori pubblici e non solo. Andremo in approvazione il 23 gennaio, purtroppo noi abbiamo problematiche più di tutto sulla spesa corrente, che è quella che poi serve anche agli uffici e alle assunzioni del personale. Ovviamente i costi di energia che sono diciamo lievitati a dismisura, dovremmo avere, io utilizzo questo termine, una sfera di cristallo per prevedere quello che sarà il costo di energia alla fine di questo inverno. Considerate che abbiamo preventivato circa 3 milioni e mezzo di costi di energia, 3 milioni e 6, a fronte dei costi di energia credo del 2022 di 5 milioni e mezzo, quindi siamo stati piuttosto in difetto, ma c'è stata tutta una serie di efficientamento energetico all'interno anche degli edifici comunali, che ovviamente il calore adesso arriva dalle pompe di calore e non più dai termosifoni come una volta, quindi l'utilizzo del gas sicuramente sarà molto ridotto. Però sappiamo benissimo, ma anche i colleghi lo sanno, che il bilancio chiaramente è soggetto anche a variazioni di bilancio durante l'anno, spesa corrente che noi ha influito molto su quelle che sono le spese, in parte anche della spesa sociale, servizi sociali e anche spese dedicate magari a delle attività che erano importanti come lo sport e anche altre spese. Ripeto, ci auguriamo che ci siano minor spese, che nel corso dell'anno con degli assestamenti di bilancio o con delle variazioni di bilancio con magari maggiori entrate e minori spese andremo ovviamente ad aumentare le risorse su dei capitoli di spesa che adesso chiaramente sono deficitari. Ecco, sulle spese invece di investimento non ci possiamo comunque lamentare, perché noi abbiamo anche parte che arriva dalla legge speciale di Venezia e Chioggia, e quindi noi possiamo anche avere delle risorse aggiuntive che altri comuni magari come Preganzolo chiaramente non ha, e abbiamo anche poi, seppur poca, magari rispetto ad altri comuni della costa del Veneto, abbiamo anche un'imposta di soggiorno che pagano i turisti quando vengono nella nostra località, che si aggira come a livello preventivo 2023 si dovrebbe aggirare intorno al 1.250.000 euro. Risorsa dell'imposta di soggiorno che va utilizzata per eventi, marketing territoriale, diciamo cose che sono legate un po' alla cultura e anche al verde pubblico, perché 185 km quadrati di territorio
tanti chilometri di strada necessitano ovviamente parchi pubblici, necessitano chiaramente di spese di intervento legate al verde pubblico che devono essere chiaramente garantite. Mauro, quindi la stanno invidiando tutti qui, eh? Mi perdoni, ho fatto una battuta perché davvero siamo in chiusura, ma la stanno invidiando tutti, qui questi primi cittadini che non hanno la possibilità di avere i fondi della tassa di soggiorno, hanno proprio alzato le antenne quando hanno sentito la cifra. Però sembrano tanti, 9.250.000 euro, però considerate che il nostro comune ha 50.000 abitanti e arriva a 120.000-130.000 presenze durante la stagione giornaliera. Assolutamente. Quindi, e ripeto, è una località balneare che chiaramente necessita di eventi, no? Quindi concerti, il Natale degno di questo nome, quindi assolutamente, sono pochi, sindaco, assolutamente. Sono pochi. Voleva essere una battuta, ma insomma ho visto gli sguardi qui in studio. Sono da lei, Fabio Marina, abbiamo 5 minuti prima di chiudere, ma allora questo 2022 che cosa ha dovuto lasciare indietro? Allora, noi da un certo punto di vista siamo stati fortunati, perché la precedente amministrazione prima e poi quando siamo arrivati noi 3 anni e mezzo fa aveva iniziato appunto l'efficientamento energetico per quanto riguarda i locali pubblici, gli edifici pubblici, cioè le scuole, e noi abbiamo terminato con il municipio. E inoltre avevamo iniziato l'efficientamento energetico per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, che adesso stiamo completando, per cui abbiamo sì avuto degli aumenti, ma da un certo punto di vista diciamo siamo stati anche fortunati ad aver avviato, che fossero già state avviate queste opere. Lasciare indietro da un punto di vista di opere pubbliche ce n'è una fondamentale che dico alla fine, ma per ora stiamo portando avanti l'intervento per quanto riguarda la piazza del Donatore, che è a sud del municipio, che è una grande opportunità per il nostro paese, e possiamo iniziare già grazie a dei fondi PNRR che abbiamo reperito. Iniziamo anche la piazza di Carinati a nord della chiesa, che anche quella grazie ai fondi che abbiamo reperito possiamo cominciare la realizzazione, e due importanti piste ciclopedonali molto fondamentali appunto per i nostri paesi, una a Liedolo e una a San Zenone. E poi c'è il grande tema, cioè quello della riqualificazione del centro di San Zenone. Inizieremo sì il primo stralcio della rotatoria in piazza, quella proprio in centro, grazie a un contributo che abbiamo ricevuto, e sono logicamente in attesa della chiamata dalla regione, visto che abbiamo vinto il ricorso al TAR, per poter programmare le opere che ci aspettano. Quindi insomma un po' di lavoro ce n'è, diciamo, adesso appunto attendiamo di poter programmare quelle che sono le opere che appunto nel momento in cui è stata realizzata Superstrada Pedemontana Veneta ci spettano come comune. Il TAR ci ha dato ragione, e quindi attendiamo che la regione ci contatti per programmare tutta la riqualificazione del centro di San Zenone, che è sicuramente un'opera importante, perché si parla di circa 4 milioni e mezzo di euro. Assolutamente, io non posso fare altro che ringraziarvi per questa bella chiacchierata che siamo riusciti ad intavolare. Paolo Galeano Preganziol, Franco Bonesso da Trevignano, grazie Sindaco, Mauro Armelau da Chioggia. Grazie per essere stati con noi, e Fabio Marin San Zenone degli Ezzelini. Vi faccio vedere le foto che ha inviato il nostro Barry Mason. È una foto piccolina, non so se riuscite a vederla, faccio fatica ad ingrandirla, ma siamo lungo il terraglio, c'è una casa che è andata a, eccola qua, una casa che è andata a fuoco, con all'interno bloccata una signora anziana, mi dice Barry. Siamo lungo il terraglio, quindi magari poi Paolo prenderai anche tu contatti. Non ci sono feriti fortunatamente, avete visto c'è l'automedica, l'ambulanza del SUEM, ci sono i vigili del fuoco che pare abbiano tratto in salvo l'anziana inferma che si trovava all'interno della abitazione. Quindi pompieri al lavoro sul terraglio per trarre in salvo una signora anziana coinvolta nell'incendio della sua abitazione. Questa è davvero la cronaca di pochi minuti fa. Prima di congedarci vi faccio vedere il servizio che ci porta sull'altopiano, quindi andiamo ad Asiago perché il freddo è arrivato, c'è chi dirà finalmente in arrivo la neve, l'allerta è anche da parte della Protezione Civile, ve lo facciamo vedere. Ci è voluto qualche giorno in più del previsto, ma alla fine l'inverno è arrivato anche in altopiano con il suo bagaglio di freddo e neve. I primi fiocchi si sono già fatti vivi nei paesi, imbiancando tetti e prati che mostravano macchie di colore decisamente fuori stagione. Il peggio, o il bello, dipende dai punti di vista, deve però ancora venire.
Da domani è previsto un forte abbassamento delle temperature in altura, che potrebbe portare le minime fra mercoledì e giovedì fino a 10 o 15 gradi sotto zero anche ad Asiago, Gallio e dintorni. Le massime faticheranno a salire sopra lo zero per tutta la settimana e probabilmente si rivedrà qualche nevicata nei prossimi giorni. La notizia regala una boccata d'ossigeno al comparto del turismo invernale dell'Altopiano, alle prese con temperature decisamente sopra la media e con le aree innevate che si stavano restringendo sempre di più. Spazio quindi agli sport invernali, ciaspolate e camminate incluse, anche se qualche timore per una viabilità non sempre all'altezza si fa sentire. Nel frattempo la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate per i fondovalle alpini dalle ore 12 di domani fino alla mezzanotte di mercoledì. Il limite della neve è infatti in abbassamento a quote collinari, mentre nelle prossime ore saranno possibili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle. Per il resto, possibile qualche fiocco di neve sulle zone di collina, non escluso che sia misto a pioggia anche su pianura centro-occidentale in occasione di eventuali rovesci. Allora ecco, ci siamo davvero in chiusura, possiamo farvi vedere un'altra foto dell'intervento in corso, la via è via Marignana, siamo a Mogliano Veneto, un'anziana tratta in salvo dai pompieri, l'incendio della sua abitazione, questa è l'immagine che vedete, automedica e anche ambulanza del SUEM 118 per l'anziana. Noi siamo in chiusura, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che l'informazione torna questa sera a partire dalle 18.30, ovviamente non perdete alle 21.15 una nuova puntata di Ring. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.